serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Marra mi chirisce i debe, lei urla rana rana rana. Cerbero, podcast. Dudubi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno Canepa. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello! Oh, 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 oh. Clochard! Oh, 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 oh! Che oh? Metti il mic. Si mette il mic. Non fa come ti porto, il mic è vicino alla bocca. Dico, ma perché là? Ma lo vedo io così. Vedi? Cosa? Fosforescente a qua maniera. Ma no, lo vedi solo te così, è il monitor. È il monitorino. No, sembra il boy, sempre. E benvenuti in questa nuova trasmissione. Benvenuti ai nostri ospiti. No, Rubino, Jordan e cane pazzo. Ma come faccio? Ma soprattutto buonasera a tutti voi, miei cari ragazzi e ragazze. Rubi, prenda quel microfono. Oggi faremo un gioco esilarante per passare insieme la serata. Serata, speriamo, non a rischio ban. Perché? Come le precedenti. Intanto qui. Boni, assettatevi. Vai. Mettetevi seduti, i microfoni alle mano. Jordan. Vabbè, avvicinate il divano, dai. Anche, sì. Il più possibile, che tanto qua, che noi non ce ne frega anche. Vai. Allora, Rubino, io ho trovato, divano. Rubino, grazie a un tuo video. Che vuoi chiudere? Sì. Grazie ad un tuo video ho trovato un'arma di distruzione di massa. Cioè? Io ho anche i tuoi video che non ci sono più sul web, Simone. Vai, puoi andare. Questo è la coda dei Vaia. Top piede di guerra. No, vai, vai, tanto prego, ormai, prego. Sono in formato zip o rar? Zip. Zip. C'ho zip. Tutto dentro un'unica cosa. Ok. No, in realtà no, stanno dentro hard disk. Quindi. Questo video è online, cioè okay. Sul tuo canale. No, ma non è il video in sé, è più per la intro. Io in ogni ma live. Ma mi pare squali, che cazzo. No, in ogni live io faccio così. Mo, ad esempio... La vittima sarà Jordan, è un esempio, non verrai distrutto di massa. Però bello lo sfondo, con tutte le cose di videogiochi. Era carino. Tuo? Sì, era mio, direi. Guarda, faccio così, guarda, okay. Tipo, no? Guardate. A Jordan! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Beh, era un motivatore! Motivatore! Tu puoi inserire qualsiasi nome all'inizio, no? E lo universale!
Vai, vai, cioè, proviamo. No, lo, che ne so, l'ho fatto in altre live, ho messo Asi Argento, che cazzo stai a fare? Oppure, che ne so, Giumbo Drillo, che cazzo stai a fare? E per me funziona. Che lo vuoi che lo rimetto? Mi hai chiesto di rimetterlo? No, ho detto come... Sì, sì, per fare un nome a caso, che ne so. Mo, chi, tocca chi a te, dico? Vai. A parte che tu sei il doppiatore ufficiale. Esatto. Non sei fake con me. Vai, vai. Sei pronto? Vado. 3, 2, 1. Hashim the Rapper! Ma che stai a fa? Ricordate che Squali sta arrivando! Però molto motivatore. Mi sentivo molto motivatore. Stavi un po' carico. Della violenza. Stavo caricando da solo. Stavi bello carico. Ma perché non sei carica? Tanto, ammazza, sei carica Simone, la cifra, oh. Come ben sai, qua c'è qualcuno che ha detto che deve fare delle scuse pubbliche. No, io volevo fare delle scuse a però, Jumanji. Però, papà, il microfono... Io volevo fare delle scuse a Jumanji. No, Vanni Gio. Vanni Gio. Vanni Gio, che ne so, pensavo Jumanji. No, perché non pensavo era cefalitico davvero. No, io mi dissocio, ma qui è no, nel senso mi dispiace, perché io ho detto così, ma non pensavo. Cioè, non era presente. Ma non pensavo. Mi prendo le distanze. Cioè, non... Ci dissociamo. Ah, vabbè, comunque la verità. Però vabbè, è un termine molto vago comunque, quello insomma che è stato usato. Sì, e sì. Che cosa intendi per... No, nel senso che io ho buttata così, perché vedevo che ballava tutto strano. Però non pensavi che lui in realtà fosse... Il microfono. No, andiamo avanti. Cioè, no, non... okay. No, sembrava una battuta, ma io non sapevo proprio che lui c'aveva questi problemi, capito? Allora... Ognuno c'ha i suoi, Non capito. Ah, Rubì, ma Ludovica? Sta a casa perché sta a pulire come fanno tutte le donne, naturalmente. Peccato perché per il gioco di oggi. Ma che no, pulisce? Che cazzo è? Pulica, ma che è la moglie di Dracula? Ho capito, c'è da qua, c'è da pulire, insomma. Che è la moglie del Rubino. Che è la moglie del Conte Vlad. Prima abbiamo cucinato e poi. Però posso dire una cosa: per come Rubino zozza, io a questa cosa ci credo. Mandi cazzate, sono l'uomo più pulito del mondo. Porco più pulito del mondo, di tutto il globo. Esatto. Guarda, se. Ammazza, raga, porco dici. Cioè, mi sozzo solo quando mi mangio il kebab. Guarda, se sei pulito come caghi. Vabbè, ma quella è un'altra. Un pezzo proprio. Non penso proprio. Uno simbolo. Scusami, ma tu quando caghi non puzzi, fammi capire. No, ho capito, ma come te, cioè lì sembrava che c'era un aneddoto. Cioè lì sembrava che era entrato ma un pulito tra il bagno, cioè non è che ma che era... un pulitro. Spieghiamo questo aneddoto, c'era Rubino a casa vostra, no? È la scelta dei termini che bellissimo. Un bagno senza finestre, che te lo dico a fare? Doveva defecare bagno tutti che finestre. Ho capito, c'è l'ariatore, ma pure l'ariatore si è rifiutato, ha detto basta, mi sono rotti i coglioni da soffiavo. È intasato l'aviatore. C'è entrato la nebulia. Scusa, non andava cioè, al bagno da un giorno. Ma se entra dal bagno, sei uscito chi zoccoli. Sembravi al bagno da due giorni. Un puletro vai dal bagno. Un puletro. Comunque, allora, il gioco di oggi sarebbe stato figo se ci fosse stata magari Ludovica. Però sarà figo uguale. È un gioco hot. Oggi faremo un gioco hot. Vai. Con tutti, dai, con tutti i presenti. Ma prima dobbiamo. Il microfono. Cioè, io mi questa... Come di andare? No, Rubì, no. Adesso non sarai più autorizzato. No, deve andare. Se deve andare in quello piccolo, però c'è già lo scarico che è un po' rotto. Dico solo una cosa: c'è lo scarico che funziona male. Se Rubì lo va al bagno, domani chiamati idraulico. Ma vai, ti prego, risparmio. No, non ci vado. C'è Mastro, cioè io penso è Mastro Lindo. Ieri, no, come si chiama quello che metti dentro al bagno per. Mister Muscolo. Io penso che Mister Muscolo diventa rachitico. Cominciamo da qua 10 minuti, già tipo 8 perle. Vai, incredibile. Vai. La live di oggi sarà depensante, ma iniziamo con qualche articolo. Vabbè, divertente. Sì, no, cioè, divertente. Iniziamo con un articolo Ace. Cioè, presente Ace? No? Sì, no. Arancio, caro del limone. Sì. Bravo. La piscina più famosa di TikTok finisce al centro di una polemica. Ace vengono per sfruttarla senza essere miei amici. Greve. Ma come? Capito, no? Ci imboccano dentro casa. Come fanno? Ci vanno gli sfruttano il nome. Dicono io sono amico te, invece non è vero. Tu hai fatto una domanda molto... intelligente, come cazzo fanno a entrare? Esatto, non so amici tu che come fanno a venire a casa tua? Ma sai che ma che è qua a casa là dell'altro giorno dove c'è stava pure coso? Tu so. Vai, aspettate un attimo, raga. Allora, avete presente la piscina dove sono stati realizzati numerosi TikTok e video con protagonisti Ace, Q4? No. Vabbè, no. La piscina sì, Social Boom ce l'ho presente. Solo per Social Boom, ok. Ebbene, la piscina più famosa di TikTok potrebbe diventare a breve la piscina delle polemiche. Andiamo con ordine. Ma faccia del cazzo. Aspetta, fammi tutto a inizio quando ieri Errazzi,
ultimo membro storico del, dei Pirlas V. Vabbè. Beh, guarda, è tutto I Pirla... un programma. Ah, sono i Pirla. Nome, no, per fortuna adesso lo dicono da solo. Ma che è aramaico? Sì, io conosco. Ma che cazzo so? Ha fatto un video. Conosco... No, Simone, raga, ha fatto un video mentre si fa il bagno nella piscina, no? Questa è la piscina, bla bla bla. E sta pubblicando una reaction sempre su TikTok. Che fastidio la gente che entra dentro casa mia per sfruttarmi senza manco essere mio amico. Patetico. Ti metti in bagnino. Così ti controllo. Ma è una piscina di uno stabile o proprio devi stare in casa sua per entrarci? Ma il fatto Posso è che dire poi una cosa, se chi cazzo senza offesa però, sì, ma senza offesa. Prego. Ma chi si incula? Anche questo è un punto di vista. Sì, però, ma che cazzo, cioè, se li strainculo? Cioè, non... cioè, ma che se calano, non capisco. È senza dubbio un punto di vista interessante. E se calano dai tetti come i ninja, no? Per fosse in bagno. Beh, giusto. Poi è uscito uno scoop, però, che in realtà Ace dice un sacco di fregnacce. Questa è una casa che si affitta. La casa di Ace è in realtà un appartamento che tutti possono prenotare. Allora, ma quando sta a Milano? A Milano. Ecco quanto costa a notte. Quanto costa a notte che ci andiamo pure noi? Sì, però... sì, sì. Il prezzo varia dai 300 ai 364 a notte, più spese polizia. Beh, insomma, ma cazzo è... 460 Beh, euro. Niente. 300 a notte rimango a mollo come... 300 a notte? 300... Che stanno dentro un 15. Ma 300 a notte Aspetta. Rimango dentro no, l'acqua 300 come notte inevisibile. Devi 300 a persona, più, però. Pure. E 700 persone al cazzo. Ma non per Adere non prosciugare per tirare. No, no, fuori, se sta a Milano è 300 a notte ci potremmo andare. No, ma qual è il problema? Demmo che se potremmo permettere. 300 a notte da divide. È da divide, se speriamo, vabbè, se non vorrei che poi si arrabbia Ace, non so. Io secondo me è persona, però vabbè. Ma è troppa. E quindi Ace non so perché ha detto casa mia quando in realtà è una cosa che si affitta, no? Forse perché in questo momento l'avrà affittata lui. Ma forse mi sa che intende 300 a notte. Durante la quando l'affittava lui, che ci stavano dentro loro, facevano entrare altre persone. Però la mia domanda è: innanzitutto, chi ve se incula? Ma questo è scontato, già ve l'ho detto. Ma se state in 15, magari quello è l'amico dell'amico. Certo. È ovvio, volete fare i party, entrano dentro 3.000 persone. Però magari Rosi, che dicevo, pago una cifra dei soldi, arrivano sti clochard. E io dicesse. Ho capito, e paghenza. Ma scusa, cioè, ma se sto tutti, io ti prendo per l'orecchio, ti affogo un po'. Greve, no, Gianluca, no, ma come dissocio affogo? Dalla violenza sugli animali. L'ultimo articolo prima di iniziare il gioco hot. Vabbè, Rubino è partito. Andiamo avanti. Mi dissocio dalla violenza dai, che cazzo. Anzi, direi iniziamo direttamente con il gioco 8, ce ne sbattiamo il cazzo. Okay. Era un articolo sul body shaming, no, che ha subito. Ho già chiuso il link. No, il body shaming che ha subito Chiara Paradisi. Ma sti cazzi! Cioè, no, è incinta, auguri. Comunque, auguri shaming. Auguri a lei e a Chad proprio. Che c'entra body shaming con Chiara Paradisi? Body shaming incinta. È incinta. Oh, è incinta sta veramente, un altro video, non ha capito che Chad ha schioppato. Chad eh? L'ha messa incinta. Oh, sta nascendo. Ah, pensavo. Ma Chad chi è? Ah, è un Chad o no, Chad? No, si chiama Chad. Chad. No, okay. No, ma Chad è venuto pure a casa tua. Sì. Era a casa mia che faceva i video. Sì. E chi ha messo incinta? Chiara Bombolo. Paradisi. Come Bombolo? Chiara Paradisi. Chiara Paradisi. Vabbè, ma che non era qua ragazza magra? Top e body shaming. No, la bandiera qua comincia a essere portata sempre da più persone. Sbandieratore. Ma tu sei de Siena, sei. No, Chiara D'Alessandro. Mica Chiara D'Alessandro. Secondo me si sta a confondere con Chiara D'Alessandro. Sì, tu sì, Chiara D'Alessandro. È Chiara D'Alessandro. Quella che lottava e scorreggiava. Ma che è la parente di Lentini, l'ex giocatore, quello che gioca col Torino. Cazzo ne so. No, no, non penso. Vabbè, andiamo. Qua stiamo avanti. Proprio uscendo fuori dai binari. No, ma poi andiamo avanti. Che Ozio è Collina, dai. L'arbitro. Quello che faceva l'arbitro. Che cazzo stai a dire? Tutto viola poi. Ma che cazzo c'hai? Sei tutto viola, sei. Guarda, vai. È un evidenziatore. Il vapore gli esce. Ma perché? Cosa sarei accaldato? Che c'è? No, ma proprio là sul monitor. No, no, guarda, io... Top così, il boy, che mi e da io così le vedo. Qua c'è un colore umano. Vabbè, allora, il gioco di oggi sì. Si chiama, lo conoscete, si chiama Preferiresti, ok? Ci sta questo sito che ti dà due opzioni, lo sai come funziona, sì, no? Sì, lo so. Ti dà due opzioni
e tu devi scegliere tra le due opzioni per forza o la A o la B, okay, e motivare la tua scelta. Ah. Mo si può iniziare anche con quello normale e poi andare su e quello poi 8. Sull'8, sì, sì, magari iniziamo con quello normale per rompere il ghiaccio. Poi più avanti, c'è l'orario migliore, quando i bambini vanno a letto. Mo. A me mi sta fatta ghiaccio. Lo famo tutti, assolutamente. Anzi no, lo famo una a testa così è più veloce. Cane pazzo sta tutto insaturito. Ah, iniziamo con cane pazzo. Cane pazzo, preferiresti avere tre capezzoli o un solo capezzolo? Tre, meglio tanti che pochi. No, che poi te ce l'hai tre capezzoli. Io ho tre capezzoli. No, 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 guarda che non sto scherzando. Allora non ti è. Giuro che. Aspetta, togli un attimo la camera. Non vale. Vedere, fa vedere, togli un attimo la camera. No, se vanno a far vedere. Davvero, non sto scherzando. Sì, sì, ho tre capezzoli. Vai, falli vedere. Parte che non si può far vedere qua. No, se può far vedere, te vedi quello là, è tipo una piccola. Strano, ah, oddio. Wow. No, è vero, è vero. Assurdo. C'ha tre capezzoli. Quindi tre capezzoli. Però se parli senza mic, non so. No, vabbè, vabbè, sti cazzi. La pensa come te l'86% delle persone, quindi è la scelta più... Vabbè, ma è normale che a chat... Scusa, no... Jordan, preferiresti essere cacciato da Jason Bourne o da Jack Bauer? Jason Bourne. Chi era Jack Bauer? Che cazzo era Jack Bauer? Chi è Jack Bauer? Allora, prossima. Avere solo prodotti Apple o non avere prodotti Apple? Punto no. Guarda... Tra le due ti direi solo prodotti Apple, perché l'ho fatto per tanto tempo e non avere il MacBook. Oh, 51, qua c'è un equilibrio veramente. Magari pazzesco. C'è chi preferisce... perché Apple o ti sta sul cazzo completamente oppure l'adori. Cioè, anche io avrei scelto solo Apple, ma perché sono più abituato a montare, cioè io monto con Final perché Cut. Perché sai che magari se scegli musica. L'altra puoi avere svariate marche, se invece scegli solo Apple c'è solo Apple e quindi magari se c'è un prodotto che ti piace di un'altra marca te la vendi il culo. Lo so, però... Quindi io avrei scelto le altre marche perché sono un miliardo e mezzo. Ma quando sei abituato a lavorare su SX è difficile, infatti, soprattutto per certi programmi. Monto su Final Cut e faccio musica su Logic, quindi sono purtroppo poi Apple è blindato. È sopravvalutata Apple comunque, dai. Punti di vista, poi in chat si divideranno al 50 ovviamente, perché tanta gente è totalmente pro Microsoft, totalmente pro Apple, altri però devo dire che è sottovalutata, no. Vabbè, perché c'è una cosa ti ha chiesto, sono tre ore che stai a parlare, basta, andiamo avanti. È scientificamente provato che i boomer non riescono a usare. Finiamo alle 3 di mattina sto questionario. Rubino, preferesti essere intrappolato sulla luna o cagar bagno o navigare per sempre nello spazio? Galleggiare per sempre nello spazio come gli stronzi, capito? Se ne esce, navigare per sempre nello spazio perché? No, perché cioè sì, si intende no, tu no, da no, solo, no, sì, lo so, è quello il problema. No, però anche no, sulla luna, no, aspetta, sulla luna potrebbe venire qualcuno, però tipo, sì, capito? Ormai è scelto, ma chi deve venire? No, ma come chi deve venire? Gli astronauti, che cazzo, vi aggratta che caro via sulla luna. Cioè, quindi Rubino sulla luna si sentirebbe tipo sì, a disagio, ma che cazzo via sulla luna? Beh, no, vabbè, aspetta, no, cambio risposta, sto sulla luna. Cioè, almeno sto su uno stabile, insomma, mi stabilizzo e faccio la capanna. Quindi prenotiamo sulla luna. Rubino atterra sulla luna, gli cambia l'orbita. Interrubillar. Mamma mia, che body shaming! È un po' confuso. Sì. È visto che body shaming è una cosa allucinante. Si vede io proprio che odia i grassi, Simone Santoro. No, essendo magrissimo, poi neanche lui, incredibilmente. Non che scherzo. No, si scherza. Perché poi pure Simone si sta ingrassando in una maniera pazzesca. Porco, dici davvero? Sta diventando una purpetta? Sto diventando un boiler. Ah, si mangia bene, ma. Lo so. Col capello corto si sembra una medusa. Senti, dimmi... Perché la medusa? Perché sanno se gonfiano. Guarda, è panza. Vabbè, ma quella è la buzzarcola. E che te confronti? Io c'ho un armadio qua. E di c'ho un cocomero incastrato. Sembri Nino Banfi, i primi film anni 70. Quando iniziava. Ma dichiari pubblicamente che a breve comincerai ad allenarti. Andrò in palestra con Jordan qui presente. E ci alleniamo. Giorgio Ampito, giuro.
stavolta davvero non c'è quarantena che te. No, perché pure Elettra comincerà ad andare in palestra, ha detto se non ci vai nemmeno te sei non so. È finito il rapporto, sì, ti davo due mesi di tempo. Ma tocca a Gianluca. Vai. Essere intrappolato in una tempesta di sabbia o una tempesta di neve? Tempesta di neve. Oh. Perché? Fa freddo. Perché la sabbia mi dà un fastidio cane. Sì, perché ti si mette sotto ascelle, in mezzo ai piedi. La gente preferisce sabbia. No, io pure la sabbia. No. Mo tocca a me. Preferirei essere overwhelmed da una moltitudine... No, cioè essere completamente annichilito da una moltitudine... Sì, di brutte scelte finanziarie o avere un credito eccellente ma un alito orribile, incurabile. Un credito eccellente! No, io non alito. Risponde io. Ah, è vero, tanto scusa. Già... No, vabbè, sti cazzi, credito eccellente. Credito. Cazzo, frega della... Certo, sì, ovviamente. Mi compro i tic-tac... Ma esatto, ma a parte tutto però ha detto che non si può curare, quindi quello che te prendi te puzza uguale. Ma è incurabile. Aspetta, però su una Porsche. Però aspetta, un credito eccellente non vuol dire per forza ricchezza, vuol dire che stai invece di tic-tac ti fai una cucchiaiata del merda. Vabbè, tic-tac me lo compro. Ma che me frega, però quelle devo dare per me. Tanto una pischella la trovo uguale pure se mi puzza il fiato, c'ho i soldi proprio a palate proprio. Però non è quello che si intende. Se credito eccellente è che non c'hai debiti, non che sei ricco. Ah, vabbè, Jordan, per cortesia. Andiamo avanti. Che ne va? Allora no. Vabbè, questa è una merda da salto. Cioè? Guarda. Vivere senza YouTube o vivere senza Facebook? Vabbè, devi rinunciare. Mi frega proprio un cazzo. Famone un altro. Ancora. No, io ti ho risposto quello che è. Sincero. Te faccio salta. Preferiresti essere ricco e di successo o morire felice? Morire felice. Perché? Perché preferisco morire felice. Morire al giorno mio, voglio essere sereno. I soldi? I soldi non fanno la felicità. E cos'è che fa la felicità secondo te? Secondo me fa la felicità averci una persona accanto che ti vuole bene, che ti rispetta, uguale, averci amici giusti, fa uscite giuste, essere umile. Poi alla fine ti vanno a più pure in gelata ossia, stai bene uguale. Non c'è bisogno giusto. Che vai su Atolli, a Maldive, quello o quell'altro. Sono d'accordo. Top per la saggezza, ci piace. Ma no, è Ostia, quello che però... penso io. Ho detto ossia per dire, okay. Più la macchina, vai a ossia e ti appia in gelata. Però le persone... È una cosa semplicissima, sì. Fanno pure da Giolitti all'euro. E il 70% cioè... però ha scelto i sordi. Vabbè, è perché il 70% è venale. Coppe menalità. Jordan, avere un naso sensibile o le orecchie sensibili? Immagino un naso molto sensibile agli odori o delle orecchie molto sensibili ai suoni. Immagino. Orecchie tutta la vita. Facendo il musicista, perché avere le orecchie più sensibili possibile. Però mi sa che qua intende che te fanno male. Sensitive è una cosa più negativa. Sensitive a livello proprio che ti dà fastidio. Che sono fragili, capito? Potenti. Odori è un casino, specie se vivi dentro sta casa. No, comunque orecchie sì, perché a me quando cioè sentire le puzze è proprio una cosa. Magari cucina dei gamberi. Ma preferisco stare con il naso chiuso. No, ho chiesto se avete cucinato dei gamberi. Sentivano odore dei gamberi. Abbiamo cucinato dentro, tipo 2 chili dei gamberi. Se siamo mangiati il pesce, se siamo fatti. Ragazzi, stasera, scusate, stasera sembrava d'assare alla Perla a Fiumicino. Linguine allo scoglio. Pecorino vino bianco. Ecco perché sono molto saturato. E gamberi, gamberoni e scampi. Ma va a cercare. Io mi sono fatto. Ah, io ho messo il sushi, cane pazzo. Bravo, il sushi ai 7 quando lo siamo preso così e lui al volo siamo fatti il sushi con un bicchieretto, tranquilli. Vedi come tratto mio padre quando viene a trovarmi. Beh, penso sia il minimo. Beh, certo. Guarda, però ti vedo un po' troppo Mister colorato. Mr. Crab. No, lasciami così, che sembro il boy. Da oggi non sono più Carepazzo, sono il boy. Allora, quindi che era, quindi che hai scelto? Orecchie, perché odori troppo forti mi darebbero molto fastidio. Anche Rubì, avere videogiochi illimitati o avere snack illimitati? Avere Rubino. È proprio una merda. È proprio una merda. No, però, lo simbolo. No, però devo fare proprio apposta. Cioè, è proprio per simbolo solo la merda. Cioè, non è possibile, dai. Secondo me scegli apposta. Poi alla fine, l'ha anche rimarcato, capito? Sì, sì. Comunque Snake. I serpenti. Snape. No, videogiochi illimitati.
No, i snack che cazzo, cioè a me cazzo te frega di snack. No, ma fai bene, io no, a me piace la pizza, io ingrasso per la pizza, ti dico la verità, a me mangio una quantità di pizza assurda. I snack, queste cose così, il Mars, io, ma quantità di pizza a pizza. A me piace la pizza. Ho capito, ma non è tutti i giorni tre palle di pizza come tutte le cose. Che fa il tuo lo so. E me lasci così. Eh sì, no, questa è la telecamera tua questa. Qua così, ma anche nei corna. Allora. Andiamo avanti. Gianluca. Sì, vai. Essere telecinetico o telepatico? Telepatico tutta la vita. Perché? Meglio. Mazza, la gente ha scelto 80% telecinetico, vabbè. No, vabbè. Telepatico perché vuoi leggere il pensiero delle persone. Certo. Meglio, che me ne faccio? Tu immagina, Simo, sono per le cose non sgamabili. Tu immagina. Te alzo i tavoli, te alzo le cose, ma che senso c'ha? Visco. La vita normale, la telepatia è molto più utilizzabile. Tu immagina che stai alla fermata dell'auto, una cosa banalissima. Stai alla fermata dell'auto. Idioti, 80% idioti. Non se parliamo sopra però, santo cielo. Prego. Prego, che ne va? Posso parlare? Sì. Dicevo, tu immagina stai alla fermata dell'auto, no? Come il film tipo quello de attore che leggeva il pensiero dei donne. Ah sì, Richard Gere. No, come no? What Women Want, ecco cosa, con Mel Gibson. Bravo, Mel Gibson, è vero. Allora tu immagina che stai alla fermata dell'auto, c'è quella che guarda, però... Io mi sta a guardare così, invece sai quello che magari se ne ammazza. Ah, tu ci ammazza quello quanto è buono, ammazza quello. Però devi sentire così. Tutte le voci da gente. Almeno 100 applicazioni più convenienti ancora. Tipo, fai soldi. Vabbè, lui ha detto tra quello e quello. No, voglia. Cioè, no, è meglio pensare a una cosa del genere che al San Paolo. No, anche perché nella vita di tutti i giorni la telepatia la utilizzi, la telecinesi. Il tavolo, a chi lo tiri? Tocca a me. Sei un freak. Spendere i tuoi ultimi momenti con la famiglia o facendo qualcosa di enormemente pazzo che hai sempre voluto fare. Vabbè, ovviamente non me ne voglia il teologo, però per i miei ultimi momenti li vorrei passare, che ne so, mentre cavalco uno squalo, uno tsunami, piuttosto che col teologo. Ci ho passato tutta la mia vita. Occhio che poi però dai qualcosa di più fattibile. C'è una quelle cose, gente, la bucket list, no? Dici sì. Cose da fare prima di morire. Qual è una cosa, tipo, la cosa più pazza che hai pensato? Cioè, prima di morire, questo lo devo fare assolutamente. È greve, no, posso dire, su Twitch. È una cosa sessuale? No. Okay. Però è greve, te lo dico. Uccidere lo un bambino? No, te lo dico. Okay. No. Okay. Ci sta, secondo te? Una cifra. Però non senza può... avere conseguenze. E tanto muoio a breve. Ah, vabbè, infatti cazzo. Così per cronaca? Sì, per esperienza di vita. Penso che vabbè, è un pallino che ho pure in generale. È pure condivisibile. Quindi questo. Ragazzi, non si può sapere in chat, ma qualcuno l'ha capito. Vabbè, sono le passioni di YouTube, insomma, tutti le sapete. Toccherebbe a Canepazzo, ma salta e va Jordan. Ah. C'è sta. Va bene. Basta che ti senti male, ti vedo un po' arrossato. No, non volo, ma sono la cioè, ma che ammazza, guarda un po'. Sto pure il braccio, che è sto colorito così in salute, bra. Vabbè, quindi allora mo ti faccio la domanda, vabbè, però aspetta. Così esagerato, così sei tanto genio. E così ti portano al reparto quello di ustionario. E così dove te portano? E così sul violaceo porti che cago male. Beh, è un argomento fisso, però. Fa la purga. Se vedono fa la purga. Vai. Allora, preferesti diventare Superman per un anno, ma alla fine di questo anno muori, oppure andare a scuola di medicina per tutta la vita senza guadagni e mai completarla? Tutta la vita vive. Preferisco la seconda. Cioè tu passi tutta la vita a fare vabbè, medicina. Tutta la vita, mica tutti, tu dalla mattina alla sera là dentro. Cioè però... Vabbè, cioè, negli orari dell'università. Vive. Però vive, non ti laurei mai e non farai non mai me ne un soldo. Un cazzo. Sai quanti ne conosco che stanno messi così? No, ma l'importante è vivere. A decine. Cioè che senso c'è essere super me per un anno e morire? Cioè, vabbè, un po' la vita di Elettra. Va bene. Preferisco la seconda, dai. Ok. Qual era la seconda? Passare la vita a medicina, cioè, e mai completarla e mai fare un soldo. Minchia, un girone di inferno. Ho capito, non piace essere super me per un anno e poi morire, preferisco la seconda. Ma io sarei più per la prima invece. Ti
Io Superman, che cazzo ci faccio? Mia, minchia, io, tutta la vita così come la che seconda, faccio, ma prima preferisco più sparammi in bocca. Vabbè, combatto il crimine. Vabbè, la vita in un limbo, però. Penanno, poi lascio palla all'altro. La vita in un limbo è greve. No, no, io preferisco vive. Questo è l'ultimo giro delle cose normali. Cosa hanno quelle 8? Okay. Mi raccomando. Ai, 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 ai. Che vivere. Bello questo, dai, trovato questa cosa. Caruccio. Ho scritto preferiresti su Google, mi è uscito. Mamma mia, spettacolare. Preferiresti, Jordan, vivere come un albero in un'enorme foresta o come un verme in quella foresta? Non c'ha senso. No, cioè, o ti reincarni in un albero. Io penso che siano entrambi vite inconsapevoli, cioè, non te rendi manco conto che... Magari con la consapevolezza tua. Vabbè, di Jordan. Però se sei un verme. Probabilmente un albero, perché penso che un verme viva molto meno, mentre gli alberi vivono secoli, visto che devo star fermo, devo essere un animale insenziente, almeno guardo le ere susseguirsi. Top quercia. Okay. Però poetico. Se io dovessi trasferirmi o in un albero o in un verme, con la consapevolezza che ho ora, vorrei morire. Quindi preferirei essere un verme e essere magnato. Almeno finisci subito. Sì, capito? Ti magna un piccione, addio. Vabbè, comunque, rispetto alla scelta, perché magari entri in un albero e... il tempo per te è diverso, infinito. Capito? Il tempo è diverso, assumi quello... una coscienza differente. Top Groot, sì. Ti pisciano pure addosso. Schifo. Però il verme è un po' peggio. Prima c'è gente che dice Groot, pure. Divisi. Questa faremo il poll anche in chat, perché vedo che litigate, quindi facciamo il poll. Su, vai. Verme, anzi, albero o verme? Diteci. Verme, diteci anche voi. Raga, schifo, però. Albero o verme? Vai, un minuto a partire da ora! Vai, Paul, vai! Anche voi a casa siete protagonisti, non dimenticatevelo mai. Poesia in movimento. Poesia in movimento. Vediamo che rispondete. Sta vincendo albero, tantissimo basse, l'albero. Dai, albero. L'albero. Ha già vinto l'albero. Dai, è dimmi albero. Ha già vinto l'albero, ragazzi. C'è poco da fare, dai, possiamo pure andare avanti, credo. Dici? Ma dai, scontato. Vabbè, sta vincendo l'albero. Stiamo quasi perché... 80%. Per fare un albero ci vuole il seme. No, il legno. Per fare l'albero ci vuole il legno. Per fare l'albero ci vuole l'albero. Che l'albero? Ma io infatti lo vedete, eravate attenti. Per fare l'albero ci vuole. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Ma per fare un albero ci vuole il seme. O il frutto, no, il seme. Per fare il seme ci vuole l'albero. Cioè, per fare l'albero ci vuole il seme. Com'è, ragazzi? Per tavolo ci vuole com'era per fare un albero ci vuole il seme. Era il tavolo, no, iniziava con l'albero. L'albero ci vuole il legno. No, inizia col tavolo, ci vuole il legno. Ma scusa, per fare l'albero ci vuole il legno. Per fare il tavolo ci vuole. Se tu volessi fare un albero artificiale, comunque servirebbe il legno. Comunque, mettiamoci d'accordo così. Per fare un tavolo. Poi venitemi a dire che il Cerbero non è un salotto culturale, eh. Comunque l'albero è utile, no? Te da anidride carbonica, cioè da ossigeno per l'anidride carbonica. Ma andiamo avanti. Io vi dirò che quella è una canzone che quando l'ascolto mi viene da piangere, non so perché. Perché? Non lo so, quando dice per fare tutto ci vuole un fiore, mi viene proprio il magone, poi è un momento gay. Non lo so. Ma di chi era quella canzone? No. Era Sergio Gianni Rodari. Cantata da Sergio Endrico. Sergio Endrico, ok. Cantata da Sergio Endrico. No, infatti dicevo il cantante. Ma forse è una poesia di un brasiliano, cantata da Sergio Endrico. Era Sergio Endrico, no? Il brasiliano, che c'entra amore? Montale. Una poesia scritta dal brasiliano. È una poesia brasiliano. Scritta dal brasiliano. L'under grande, cazzo. Non mi ricordo. Una poesia comunque, in Brasile. Comunque, passiamo a quello hot, basta così. Ma come hot? Tocca a me l'ultimo normale. Passiamo a quello hot, Rubino, passiamo a quello hot. Io non so, mi vergogno però, normale. Questo è hot. Ah, ok. A me mi frega un cazzo, vai. Nel senso, quello hot... Allora, questo è bellissimo. Vai. Preferiresti essere bloccato nel traffico per 2 ore? Ma sei che è hot. Toccava a Rubino. È una tragedia questo, non è hot. Oppure ricevere un bocchino feroce... per 6 ore senza mai sborrare. Un bocchino veroce, ma proprio pesante. Ma tu ti sei fermato a bocchino feroce, Rubì, c'è una conseguenza. Cioè, un bocchino feroce dura 6 ore. Però non finisce mai. Te viene un fungo porcino dopo 6 ore. Dopo 6 ore già più, c'hai il fungo porcino. Senza poter venire. L'ho detto, ma ti sei proprio... hai sentito un bocchino feroce.
Appena però... sentito un pochino, sei tutto sei un wendighito, un cinghialito. Ma come fai a stare sicuro senza... Vabbè, ma avrebbe risposto sì pure Gianluca, il bocchino feroce. Ma che c'entra Gianluca? No, però dico, vabbè, ma due ore e mezza al traffico, però quell'altro sono sei ore che perdi. Ho capito. Per me deve stanno a fare un bocchino feroce. Hai capito? Guarda, però dipende, bocchino veloce e feroce può essere pure sgradito. Infatti, che si intende per feroce? È un lupo tu. Con i denti. Magari tu fa una senza denti. Magari tu fa un pastore. Pastore senza denti c'è sta comunque. E la via la dentiera, pure meglio. Tu. Però feroce. Una vecchia inferocita. Però magari c'ha quel dentino di troppo che rimane là. Ah, quello che te fa da grattugia, mi è capitato. Un casino. Cordentino da capè, quindi il pompino. No, la gente ha scelto il traffico principalmente. Vabbè, ma perché sono pavidi, tutti Gianluca, pavidi amici allora del po'. Vabbè, ma non ci credo, secondo me mentono. E pure secondo me mentono allora, sapendo di mentire. Preferiresti correre sopra del vetro rotto per scappare da una bomba, oppure infilare i tuoi genitali dentro una turbina che sai che si fermerà, che sai che la turbina fermerà la bomba e salverà delle vite. Ma che però cazzo devi me ne frega me. Le palle. Ma morite tutti. Però se scappi vai sul vetro, Vabbè, meglio tagli. Scappo sul vetro e lascio morire tutti. E i genitali, no, li lasci. Ma i genitali rimangono dove sono, per cortesia. Capito? Poi c'è tu fritte. Il 94% ha scelto come te. Ed è già morti se state con me in un frangente del genere. Tocca a me e la tradurrà Gianluca, vai. Allora, use hot swats, ice cube. Allora, usi hot. Che vuol dire watts? La cera. Calda. Usare cera bollente oppure ghiaccio, cubi di ghiaccio? Cubetti di ghiaccio. Ma dove però? In vabbè, penso per fare sesso, vabbè, insomma. Io sì, direi cubetti ma di ghiaccio. Ma io invece cera bollente, guarda. Cioè non lo so, c'è la gente che sta in fissa, No, infatti no, pensandoci preferirei la cera. Il film quello di cosa? Io non soffro una pratica. De Madonna, la ricordi? Io non soffro il caldo, ma soffro di più le cose fredde, mi danno fastidio. Sì, no, infatti no, ma poi io mi farei bruciare piuttosto che tipo essere congelato, pure io preferirei una cosa calda che quella fredda, poi no, stringere il pisello. No, ma a me da fastidio. Ma non sul pisello, perché già non partiamo da una misura. Ma in genere si usano tipo che ne so, sul petto, sui capezzoli, entrambe le cose. Già, se sentire freddo, forse mi. E poi le cose che la cera si fanno. Ti ora aggrinzisce. Certo. Jordan, le cose che la cera si fanno. È una delle pratiche BDSM. Però, io ti dico, ho provato entrambe le cose e ti dico che la cera calda addosso, almeno per me, è una cosa veramente odiosa che non sopporto. La gente in chat chiede il poll, è famoso poll. Fate il pollo. Pollo. Non lo chiedete per ogni cosa. Facciamo sennò un poll. Si vogliono esprimere. Allora. Certo. Cera, diamo la possibilità. Cioè, la cera è bollente, da fastidio. Ma io l'ho provata la cera. Vai, è veramente una vai, poll, vai adesso subito. Via, vai, via, poll. Via. Vediamo chi sta. La Madonna, tutti ghiaccio. Te credo, ma la cera fa male. Cioè, fa male. Aspetta, stiamo all'inizio. Ma dove sei messo il cubetto di Gio? Cioè, in che senso? Cioè, puoi raccontare l'esperienza? A parte che io ho i capezzoli insensibili. Proprio sono nato così. Non ho sensibilità ai capezzoli. Mi posso pure beato te strizzare, non sento niente. Cioè, come se mi fa un pizzico sulla pelle da qualsiasi parte. Mazzo. E quindi, non avendo sensibilità, cioè, nessuna delle due cose mi eccita. Però la cera addosso calda è una cosa veramente odiosa. Cioè, insopportabile per me. Poi, tanti gli piace. No, era fighissima. Guarda che inquadratura, oh, proprio. Top inquadratura, oh. Aspetta, inquadra pure un po' Rubino. Al basso, infatti. Sì, no, scusa. Si preoccupi, si preoccupi. A fine chi ha vinto? Infatti il pollo come andai, sì, il pollo ha vinto il ghiaccio 75% per il 75%. Ma sì, prossima domanda a cane pazzo. Vai, vai, parti. Allora, esaudire. Allora, aspetta, esaudire tu. Esaudire i desideri sessuali dell'umanità. Chi? Io. Gesù? Ah, io. No, tu. Aspetta, lui. Esaudire i desideri sessuali di tutti o avere i tuoi desideri sessuali esauditi? I miei. Vabbè. Desideri top egoismo, c'è stato. E quali sono, Canepa? Quali sono?
Diciamone uno. A modo mica devo scendere in particolare, mica sono il più così, grande, mica però sarò così però il più grande desiderio sessuale, quello che dici, questo devo assolutamente, per me è importante esaudirlo almeno una volta. No, vabbè, fare sesso con no, ma non è il discorso, qua si parla esaudire, io preferisco quella singola, quella certo da solo, quella, ma perché sennò quella degli altri, quindi è un po' un autoerotismo, diciamo. Sì, 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 io proprio okay, okay. Egoista al massimo, quasi egoista al massimo. Jordan, allora, essere colui che inizia il rapporto ma essere rifiutato da tre persone di fila, o stare in ospedale una settimana con una spalla rotta? Inizia il rapporto. Ma che cazzo le domande? Initiate intercourse. Inizi il rapporto sessuale. Cioè, che... Ma che domanda è? Che o c'ha senso? Allora, o no, che mo o esci da tipo esci da sta casa e le prossime tre persone con le quali proverai, no, a fare sesso ti rifiuteranno. Poi la guarda... Oppure passi una settimana all'ospedale con una spalla rotta. Vabbè, cioè, non vedo perché rifiuto fa parte della vita di tutti, non vedo perché l'alternativa è rompersi una spalla e fa malissimo. Perché magari non mi posso allenare, no, la tua autostima, ti rompi la spalla, ma poi esci e ci provi e funziona. Invece, esatto, no, se no, ci provo con quattro persone e ci riesco. Però le prime tete si è bruciate, magari una ti piaceva pure tanto. Vabbè, passerò alla prossima. Perché mi devo rompere la spalla? Non mi voglio rompere la spalla. Ma pure io, ma mi devo allenare, devo fare presto. Ma ti supporto, mio caro Giorgio. Infatti, 94%. Dai, ma che sei pazzo. Comunque, il mondo è pieno, cioè, penso tutti siamo stati rifiutati 3, 4, 10 volte nella nostra vita. No, ma tu puoi, allora tu poi ti puoi innamorare pure di una persona, no? Ma se quella... Anche di una persona potrei innamorarmi, cioè io in genere animali, però no, anche... però voglio dire, poi alla fine no, quando dicono no, l'uomo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, ma non è vero niente, cioè tu devi pensare a quello che ti pare, la donna che decide. E se tu gli piaci, beh, se lui gli piace, tu gli puoi fare la verticale, i fiori. Ma è così, quello... secondo me c'è parità, cioè... su questo, nel senso è molto difficile convincere una persona che non prova nessuna attrazione, no, però per te. Però è capitato... cioè, nel senso, se fisicamente una persona gli fai schifo, tu puoi però inventare capitato, quello che vuoi. È ma... capitato anche diverse volte, almeno è capitato, che grazie magari che tu ti confidi con una persona che è una tua amica, cioè talmente in confidenza che ti dici... parli, te fai, e poi magari alla fine esce qualcosa che non pensavi, magari dicevi ma vuol dire che è attratta da te fisicamente, no, sta persona. Però inizialmente è solamente una tua amica e al quale tu magari te ci confidi o lei si confida con te, amica. Stanno amiche, non è che è detto che uno esce amichetto, ma con alcune persone può darsi pure che ci vai a letto. Porca Madonna. Non è che se uno esce con una persona deve essere per forza, cioè c'è di provare, può essere pure un'amica, diciamo, sì, mangiare. Può darsi pure che vai a letto con una persona e questa persona rimane un'amica o un amico se sei una donna, cioè tante sì, volte esatto, succede. Sì, sì. Quindi, Rubi, tu che ne pensi? Rubi, che cosa? Niente, andiamo avanti. Prego. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Tu sacca mi incazzo. A chi tocca? A me. Ancora sta a pensare al bocchino feroce, a me, capito? L'hai proprio sconfitto. Bocchino feroce? A me fa colpo. Rubino, preferisci ingoiare o sputare? Dello sperma, Rubino. Si intende? Vabbè, il microfono avvicina. Ma niente io. No, devi scegliere una delle due. Ma io mica so. Ma questo dà per assunto. Come assunto iniziale è che tu hai dello sperma in bocca. In quel caso lo sputi e lo ingoi. Ma perché ce l'avevi la sbobbetta? Non si sa com'è successo, ce l'hai. Ho capitato nella vita, Rubì. Tutto è possibile, tu ce l'hai. Tu in questo momento hai lo sperma in bocca e fai lo sputi e lo ingoi. Tante domande a me doveva capitare. Lo sputi e lo ingoi. Vabbè, Rubì, c'hai lo sputo, mi fa schifo. Ma che schifo, dai. C'hai lo sperma in bocca. Che schifo, dai. Rubì, hai dello sperma in bocca. Lo sputo, okay, giustamente. Vabbè, ma se avessi invece, diciamo, squirt femminile in bocca? Ingoio tutto. Sì? Imbuto, porco. È feroce. Ti è mai capitato, Rubì? No. Comunque, ragazzi, comunque Rubì. Così? Comunque, Rubì. No. No, dato che stiamo a parlare di questa cosa, a spoiler cose, io c'ho un amico mio, c'ha un fibroma al cazzo, gli serve uno che succhia e sputa. Ho capito, che vuoi da me? Io ogni volta sono disarmato, te giuro su Dio. C'è un fibroma al cazzo. Gli serve uno che succhia e sputa, come si può fare? Che cazzo ne so, chiama quel problema. Io non mi dissocio. Sì, ci desatoli un po' la nostra gamma, siamo tutti rossi qui. No, siete così carini, guarda. Io sono rossissimo, la coppia perfetta.
quindi andiamo avanti. Io non ho un fibroma, ma questo però sono fanno le donne, cioè. Il 66% è un Goya, eh? Vabbè, sono tutte donne, no, lo so. Questo è peggio Luca. Top sessista, no. Aspettate, sessista, ragazzi, è importante. Vabbè, saranno pure no. Buono. Giallù. Giallù. Avere Frodo. Le tue foto di nudo mandate alla tua famiglia o su tutto internet? Vabbè, ma meglio la famiglia, però in entrambi i casi non c'è nulla di male. A me, purché non sia la faccia, posso pure uscire il cazzo. Nudo, nudo in integrale, pure la faccia. Che si riconosce. Non mi importa nulla, però preferisco ma più tu famiglia. Tu c'ha la maschera, chi gli frega? Cioè, no, queste foto sarebbero di nudo integrale. Con la maschera. No, tu senza maschera, integrale. Ah, senza maschera. No, con la maschera è tutto nudo, già ci potrebbe stare. Non è un progetto che hai in mente? No, per carità, no, ma che scherzo. Quindi? Beh, se internet esclude la famiglia, scegliere internet, poverini. Però dai, mettiamo famiglia, dai, perché tutto internet contro la mia volontà, capito? Tocca a me, vai Giallù. Allora, have one partner, quindi avere solo un partner, sì. Oppure molti partner. Molteplici. Vabbè, a due dubbi. Ma che da me questa? Top prete, tu dubbi? Ma che persona molto sentimentale. Sono una persona seria io. Un prete americano. Sono fedele, comunque. Dipende dal rapporto. Il reverendo tu dubbi. Padre Cionfoli. Il reverendo. Allora. Il reverendo Simone. Ma no, questa saltiamo, tanto non è... Ma come la saltiamo? No, perché? Era noiosa, no, te faccio questa che è meglio. Fa quelle belle carine. Allora. Farlo, quindi scopare nel backstage di Romix. Ah, aspetta, no. Io nel ho fatto backstage eh? Della tua cerimonia di laurea. Dietro le quinte della tua cerimonia di laurea, dove il pubblico sente tutto l'audio. Che spettacolo. Ci dopo, Giallù. Praticamente poi a te Giallù. Sì. Grazie. Comunque te è un porno sonoro. No, non ho detto niente. Quando è troppo in immunity, non ho detto niente. Guarda, al finale. Io penso al Dean, lui che per me. Dean. Allora. Ho capito, che Rubi, cosa hai detto? Allora, no, niente, sta a parlare dei Romix che quest'anno non c'è. Allora, stanno a celebrare. Io sto dietro il backstage con una persona che vaffanculo, ma che è, porco Giuda, tocca venire col coso, col defibrillatore qui, tocca venire, porco Giuda, ma mi sto impegnando su questa domanda, fammi riflettere, no? Allora, non è finita la domanda. Oppure... Cioè, tocca venire col cardiologo, tocca venire. Non per cazzo, pure quando fa i miei video. Ma porco dici, ma un giorno gli faccio mettere paura che o devono sdraiare sul letto con i cosi, gli devono mettere per farlo ripiare. Allora, oppure stai scopando con la figlia del preside. Perché la Laura è nata schifio. E la moglie e il figlio piccolo del preside vi scoprono, sto leggendo Giallù, vi scoprono e vi guardano finire prima di aprire bocca. Quindi, ricapitolando, o dietro sentono tutti con una persona a casa, oppure scopi con la figlia del preside e ti scoprono la moglie e il figlio del preside. Se la figlia del preside è buona, io penso alla seconda. Ragazzi, dico signor preside. Dipende da via, però se c'è sta a pedali che vai. Ho capito, però uno spera di no. Io dico, signor preside, mi dispiace, ma... E alla moglie del preside? No! Bravo, fatto bene, bravo. Oh, bravo. Lì. Ciao, ciao, il Goblin! Oh! Grande! Goblin! Passa quanto sei alto, ti hanno annaffiato. A seconda, dai. Oddio. Vai piano a sedia lì. Allora. Dichiarazioni importanti. La seconda, dai. La seconda. Mazza, 6%. Mazza, ma chi era? Ma sono persa, beh, sti cazzi. Trombassa la via del preside. No, era troppo lunga. Livio, questo è per te che sei appena arrivato. Qua. Accanto... No. Mettiti accanto a Dave. Per i fini dell'inquadratura. Fini? Top, no, fini, Simone. Tanto tu tanto vai, tu entri, vai Simone, fa la domanda tu entri qui, fini, no. Allora, la domanda è la seguente:
avere una partner che finge tutti i suoi orgasmi. Mamma mia. Quindi insomma non cambia nulla da quella attuale. Ma come fai di solito? Ma fa dei bocchini perfetti. Feroci. Oppure una partner con orgasmi veri ma bocchini de merda. Qualcuno di un microfono a Livio. Il ciucciotto, Fitte Rubino. Questa, Rubino 2020, il ciucciotto, questo è difficile, però la spontaneità penso sia la cosa migliore, quindi... La due. Bocchini de merda. Ma, mamma, ma... totalmente d'accordo. 3%! 3%! La gente... vabbè, non lo dico. Hanno dei problemi. Ma che dici? Cioè, fai i ciucciotti sperfetti. Ah, sì, non c'è cosa più bella Rubino, che vedere la propria partner che prova l'orgasmo. Ma che cazzo me ne frega a me? Bravo, è il momento più bello del sesso. Allora posso dire una cosa? Facciamo parlare Rubino, che è Rubino? Ho capito, sono arrivato adesso. Aspetta, se li finge bene. Allora, la domanda era per me. Rispondo no, aspetta, però Rubino, ma tu sei no, aspetta. Un facciano, Rubì, scusami. Vai Rubì, perché tu dici la tua partner finge. Tanto tu godi lo stesso, ti fai il ciucciotto perché per te pensi solo ai cazzi tuoi, esatto, è quello il problema. Esatto. La cosa è Rubino. Allora, il sesso è mentale. Sì, si fa in okay. due no, in... no, è giusto. No, il sesso è mentale, ok? Se tu vedi la tua partner che ami godere, godi anche tu di riflesso. Sì, ok. Però aspetta, se però finge molto bene. Ho capito, ma se lo sai che finge. Ma se lo sai vuol dire che non finge bene. Una troia poi, non è finge bene, fa una bambola gonfiabile. Guarda che se scupi con una mignotta, quella finge. Dipende sempre però dallo scenario. Proprio il... Dipende dallo scenario. Perché sono le persone come Rubino. Sì, a fare cosa, così. Scusami. Però io mi vedo il ciuccio fatto bene. Il ciuccio è metà dell'opera. Secondo me. Scusate, aspetta un secondo. No, aspetta un attimo. Rubino, però io ti faccio questo scenario. Okay. Tu però ci devi un attimo riflettere. Mettiamo che tu hai dello sperma in bocca. L'altra volta. Vedete così Rubino, ma io non ho sto cazzo di sperma in bocca, ma secondo me lui Comunque posso dire una cosa, stasera Rubino non entra a casa. Come no? È già entrato. No, c'ho questa impressione. A casa mia. Vabbè, ma che c'entra? Ma io cioè è normale che quando faccio le cose mie. Insomma. Cioè, tu hai detto che non ti importa il piacere di Ludovica, questa non è una cosa scandalosa. No, hai detto di no. Una cosa. Io sto parlando in generale. Anche in generale riguarda pure. Scusa, la tua vita ormai è con Ludovica, quindi non esiste più generale. No, vabbè, che c'entra? Cioè, in generale riguarda pure te, però. Ho capito. In generale, scusa, eh. Ma a me, scusami, se lei finge bene, io godo. Fa pure il ciuccio perfetto. Allora ritorniamo indietro al discorso dei primi. Ma lei chi? Ognuno c'ha i propri pareri, insomma. Tu hai la tua ragazza, quindi adesso dovresti pensare in maniera altruistica a far stare bene lei. Ti amo, ma voglio dei bocchini perfetti. Cioè, il ciucciotto è metà dell'opera, fondamentalmente. Poi abbiamo pensieri contrastanti. Può capitare. Egoista. La ricordi la pubblicità? Puoi scansare tutte quelle cose lì che bloccano a... Vedi? Top. Allora, vabbè, ma andiamo. Ma ti hanno mai fatto un ciuccio Livio, per cortesia? Feroce. Te l'hanno mai fatto un ciuccio Livio? Un bocchino feroce. Livio, l'hanno mai fatto? È quel godimento così, insomma, un po', capito? Livio. Prego. Te l'hanno mai fatto sì o no? Feroce. Cazzi, che a me perché ti apro davvero la cartella 8 di Rubino. Ma come? Porco, dici che parte dai 18 anni e arrivi fino adesso. Parliamo in cortesia. Veramente, il sesso è mentale. Ma un attimo, uno alla volta, raga, il sesso è mentale. Se la tua ragazza godi anche tu. Vabbè, l'abbiamo capito. Vabbè, Livio, non ti ripetere però, Livio. L'abbiamo capito. Capito, non si capisce. Ah, secondo me godi pure meglio. No, sì. Vabbè, però sì. Se lei finge bene. No. Ma che ancora questo finge bene? Ma se ci caschi. Ma là ti fai una bambola. Ma se ci caschi sei un babbo. Cosa, no. Se tu mo oppure lei è una grandissima attrice. Certo, si capisce. Se uno è brava a recitare, si muove. Cioè. Però aspetta, se c'è la domanda, vuol dire che te lo sai che sta fingendo. Ah, però se te lo sì. Dici quindi in realtà è una merda. Un'altra cosa, Rubino. Oddio, nella domanda magari no, magari in te se te lo sai, allora pure io preferisco il bocchino del merda.
Se te lo sai, ah, se non lo sai, allora se no, Rubino, Rubino, stai a far pavido, Rubino. Prendi la responsabilità di quello che dici. No, ti sta pesando, no, adesso non pesando fare il passo indietro, no, Rubino. Ti sta pesando sta cosa, Rubino. Io posso dire solo una cosa. Questa cosa dell'orgasmo fake è un cliché da film, ok, che si rifà alla scarsa conoscenza generale che hanno gli uomini del corpo femminile. Ok, un orgasmo di una donna prevede delle contrazioni vaginali che non si possono fingere. Se uno sa... E invece anche quello è possibile fingere. Ah, Wikipedia, senti Giorda, no. Wikipedia? No, ma su, che ovviamente, Wikipedia? Ovviamente un uomo che non ha esperienza in campo sessuale è facilmente ingannabile, molto di più. Però se una donna è molto brava nel fingere... Anche a livello fisico, ma sono contrazioni involontarie. Che poi c'è sta, ma si possono fare anche volontariamente. Sì, ma allora mi hanno non voglio neanche raccontare, Giorda. Però ho avuto delle esperienze riguardo a cose inverosimili. Che io dicevo, ma sta succedendo questo? Una persona che volontariamente contraeva la fregna. Sì, una cosa fantascienza proprio. Te lo dico. Ma andiamo avanti. No, vi posso fare una domanda la io? La mia vita è una bugia. Posso fare una domanda io? Molto interessante, uno spunto interessante. Tempo fa una mia amica mi ha raccontato che una volta c'è rimasta male perché è stata con un ragazzo e questo ragazzo ha finto l'orgasmo. E come ha fatto? Come cazzo fa? Cioè, ha finto di venire. Ha tirato yogurt. Stava col preservativo. Ah. Lui non riuscì a venire per qualche motivo. Ha fatto finta di venire. Praticamente lei, cioè, siccome aveva questo sospetto perché percepiva che lui non stava tanto bene in quel momento, cioè non lo vedeva coinvolto. Poi dopo quella è andata a controllare nel secchio il preservativo e ha avuto la conferma e lui non era venuto. E poi? Ma voi è mai capitato di fingere un orgasmo con una donna oppure proprio trovarsi in una situazione che ti accorgi durante il sesso che la cosa non ti sta piacendo tanto e decide di concludere senza? Io, a me mi è capitato. Io sì, dopo la quinta sì. Se stai con una che ti rendi conto che non ti sta piacendo, dopo la quinta volta sì, ho finto. Però così a me è capitato, per esempio, che proprio mi trovavo tipo a disagio con questa. Ma so quagliata. La quinta volta ho dovuto recitare. Ho fatto finto. Come che ha fatto Rubì? Che cazzo? Sei avanti. Top Orso Yogi. Tocca a Jordan. Fare bagno nudo con il tuo membro della famiglia più vicino, cioè con il quale hai un rapporto migliore, o col tuo insegnante preferito? Vabbè, top quiz. Io da piccolo l'ho fatto il bagno nudo con il mio insegnante. Ma che cazzo? Ma l'ho denunciato. No, a parte tutto. Non lo so, detta la verità... Cioè, con mio padre a sto punto, sì. Che... Vabbè, dai, ma che schifo, padre. Jordan, che schifo! Particolare, vabbè, particolare. Cioè, tu lo faresti con... Cioè, se dovessi scegliere per forza, se tu lo faresti con un insegnante tuo, che so, delle superiori. Vabbè, magari è una fregnona, che ne sai? Se l'insegnante è donna... No, vabbè, no, potrebbe essere pure insegnante donna. Dipende, se l'insegnante... Una bella fregna, sì. Se no, se fra un insegnante uomo e mio padre, con mio padre. Cioè, dai, giocare a calcetto insieme con mio padre, siamo fatti alla doccia. Magari l'insegnante di B-Firme, quelli di Lino Banfi, Pierino. In quel caso, ovvio. Però se tu parli, che ne so, un vecchio, un insegnante vabbè, vecchio, okay, uomo, qualsiasi, mio padre, vecchio. Faccio il bagno con mio padre. Che devo fare? Vabbè, ovvio. Certo. Vecchio bavoso. Okay, un vecchio bavoso. Vecchio bavoso. Feroce, però. Rubino! Ma io mai? Dopo Rubino. Avere solo relazioni di una notte senza senso, okay. Cioè senza un significato la profondo, storia della mia vita. Superficiali, okay. O avere relazioni sessuali impegnate con una persona che non vanno oltre un anno. Cioè, quindi una storia seria che non va in oltre. Avere un anno. Solo relazioni minori di un anno o solo robe di una notte. Per tutta la vita è tosta perché se poi io mi affeziono, capito, la persona, però se poi so che mi lascia prima di un anno, sì, che cazzo mi frega, una notte con tutte, insomma. Se è quella, perché, capito, poi mi affeziono e ce ne sto male. No, qua quindi devo dire che sono d'accordo, Rubì, tanto cioè, se è implicito che tutto andrà a puttane in un anno, esatto, a sto punto, esatto, se già destinato a finire, comunque punto, c'è sta ancora peggio, quindi punto però 50% è una cosa. Quindi, che top equilibrato, come dovrebbe essere.
Ma Gianluca, ah no, questa l'ha fatta prima Jordan. Già fatta. Già so, che so, finite? Farlo in un edificio abbandonato. Bello. O in un parco pubblico? Parco pubblico, zio. Qui sono sicuro che hai qualche storiella. Bravo Flame. Sì. Io le prime zozzate le ho fatte in un posto all'Euro. Sì, me lo ricordo. All'aperto. Ma come te lo ricordi? Me lo ricordo perché mi ha raccontato. Era con lui. C'era Rubino sull'albero. C'era Rubino che guardava da lontano. E fu quel famoso caso dello sperma in bocca. Con Daniele. Rubino sull'albero. Ha sperimentato lo sperma in bocca, Rubì? Sì, perché stava... È lui che sta fissa con sto sperma in bocca, Giorda Morello. Che se volanno a fare il bagno chi insegnante piallo che ha fatto ora racconto, di non farlo l'insegnante diventa famoso perché è isolatissimo, sta in mezzo tipo a le ville che non te vedono. Mazza che birbaccione. Non poteva a casa, stavano sempre a casa. Dove che andavo a 15 anni? Se noi abitavamo a 16 là, anni. Cioè, ragazzi, a casa ho cominciato a portarle dopo un certo periodo, insomma. E dove andavi prima? All'Euro e altre cose, ma ho sempre fatto le zozzate per strada. Cioè, e queste non ragazze, sapevo dove farle. Queste ragazze erano entusiasta. No, beh, se vuoi farle le fai, insomma. Poi c'è sta pure chi non gli va di farlo per strada, però se vedi che il posto è intimo, caruccio, l'asciugamano... Era un gentleman. Una cosa un po' così, era un gentleman. Era tutta una gimmick per trombare, però effettivamente sì. Ok. Ma tutta la vita. Ma poi guarda, anche il brivido del rischio che passa qualcuno. Ragazzi, questa che è una cosa... A me non me ne frega un cazzo se me vedo. Secondo me il posto sarà stato pieno di guardie. Col brivido. Posto pieno di guardie. Sesso in posti pubblici, sì, è una posto cosa... pieno di guardie. Almeno una volta lo devi provare, se non l'hai già provato. Ha fatto felice un sacco di... Sei lì, come il film di cosa, passiamo obiettivo, guarda quelli. Simone, guarda, te lo dico, se non l'hai provato almeno una volta nella vita, mettilo nel to-do list anche questo. Cosa? Sesso in un posto pubblico, sì. Che è ad alto rischio, ad alto rischio di essere bello. Beccato che passi qualcuno. Perché non l'hai mai fatto? Devo pensare, allora. Ma come, al garage a Napoli? Ah, ci avevi detto. No, vabbè. Però che escono fuori queste cose, no, dai. No, sto scherzando. Ma che garage? No, ma stava scherzando. No, veramente non. Ma stava scherzando, è una battuta. Ma dentro l'ascensore aveva detto. No, il garage no. No, non è vero, sto scherzando. Allora, io da piccolo ho avuto rapporti. Vabbè, Gello, non posso parlare, però se meriti sopra. Facciamo lo in parrocchia? Sì. Non parrocchia. Da piccolo in parrocchia. Quando faceva il chirichetto col prete. Quando faceva il chirichetto col prete. Era? Col prete, quando faceva il chirichetto. Dove fa ridere il prete, capito? E dopo è l'umorismo. Il prete campanaro. Allora, posso? Mai rapporti completi con penetrazione, ma una cifra dei bocchini ai parchi e una volta all'oratorio in parrocchia. E dove sei messo? Tipo? A che... In sagrestia. A che età? A 17 anni. Okay. Dove stavi? In sagrestia? Stavo a 7 anni, ma è gravissima. No, 16 di 17 anni. E 7 anni. Stavo... 7 anni, cazzo. Avete presente guarda. Nelle chiese, Livio? Tu sei presente, no? Nelle chiese. Come troppo esperto. Livio è troppo esperto. Tu hai mai fatto sesso all'interno della chiesa? Livio, nelle chiese, no? Ci sono quelle stanze dietro... Vuote, per confessionale. No, tipo delle stanze bianche completamente vuote. Stanze ma che bianche. Matrix, è architetto. Stanze bianche, ma che pillola danno là, dove fanno il catechismo, però in quel momento erano vuote. Secondo me era un manicomio, pensa che era la chiesa. Le stanze pensa bianche. Che ti hanno raccontato delle cose che non erano esatte. Ma non è che stavi al CIM, no? No. Pensa che stavi ma che sono le pareti imbottite, le antisuicidi. Stavo in un centro igiene mentale. Simone, stavo a Villaggio Brera. Hai presente? Stanze bianche. Villaggio Brera. Sono presente, non so, stanze bianche. Oh, ci stanno! Dove non facevate il catechismo voi? Mi immagino tipo dubbi e fate un preservativo. Ma io le pacchi dei preservativi tipo Matrix, no? Ma il catechismo abbiamo fatto tutti. Ma le stanze bianche non c'è sta tipo la sagrestia dietro, che ci sta? Io le stanze bianche ho viste sul Paradiso Patente, sul film quando lo porta su... Io non ho mai visto, vabbè, a chiesa, poi è stanza
Cazzo di chiesa è questa? Di chi sbagliamo? Ma andiamo anche comunque, quindi per strada, cioè nel senso che so, all'aperto non ti è mai capitato in un vicolo, in una strada? All'aperto sì, ma solo robe de mano. Ed è stata una figata il fatto che ci fosse il bicchiere. Lo facevo ogni giorno. Eri dipendente. Andavo a prendere la fidanzatina a scuola, andavo al parchetto. E avresti preferito farlo a casa quella cosa o ti piacerebbe farlo al parchetto? A una certa a casa, sì, me lo puoi rotto il cazzo a un certo punto. Sempre col solito vecchio, lei faceva ragazzi. Sì, no, bravi. Ma ogni tanto passava uno con il cane, sempre quello. Era, vabbè, cioè, che stanza, già sapeva. Stanza bianca, vabbè, perché avevano verniciato in bianco. L'ho verniciata io. Vittoria. Vabbè, andiamo. Qua in chat dicono che Livio è arrabbiato con Dudubbi. Simone, spiegaci perché. Simone. No, basta sta storia. Ah, no, è ancora. Vabbè, no, allora. Ha nocchiato la chiesa a Livio, immagino. Io ho fatto sesso in chiesa. Lì, hai fatto puoi mantenere l'anonimato, dai, te copro. Edibere. Camuffiamo la voce, no, guarda malissimo. Ma Livio fa l'amore. Vuol dire che sì. Livio fa l'amore con Gesù ogni volta che il prete parla. Vabbè, però io gli dico una cosa, perché uno deve Gesù, tanti posti di fa sesso ma con Gesù, no. Infatti, guardate com'è scandalizzato lì dietro Gesù, non gliela fa più. Dice Livio, basta. Basta, Livio, guarda. Vabbè dai, un'altra domanda, tocca a me, dai. No, aspetta, io vorrei raccontare quello che ti è successo oggi, se vuoi. Lo sai che stava rischiando di essere portato in caserma? Sì. E il cane pazzo perché? Oggi. Sempre se si può raccontare, perché non... No, perché il problema è che una signora è passata, c'aveva la borsa aperta con una busta di noccioline dentro. Io sai, c'ho Vittorio, la scimmietta mia. Ha visto sì. Sta busta, ha fatto, gli ha strappato la borsa a sta signora e questa aveva presa la pensione. Cioè, aveva i soldi della pensione e Vittorio gli ha fatto lo scippo praticamente, gli ha scippato la borsa, è venuta la volante e cercavano chi aveva fatto sto scippo. Io stavo in difficoltà e ce credo, stavo in difficoltà. Vabbè, Vittorio, a volte è un po' impulsivo, ha visto sta cosa dei noccioline e ha preso tutta la borsa, capito? E poi raccontano dei condomini che quando scendi là che parli dice te guardano male. Allora, sì, preferiresti che ti tirino durante il sesso, che ti tirino i capelli o ti sculaccino? Come queste sono facili. una scena proprio che non posso immaginare, ce la posso fare. Guarda, durante il sesso preferisco che mi sculacciano. Olè. Vabbè, da due sculacciate che fa? Sì, proprio così. Vedi, a me sta domanda non si poteva fare, per esempio. Proprio tutte le chiappe rosse. Quando diventi in babbo. Sei tipo così, tipo... Coppe gibbone fai. Ah, Rubì, ma a te te sculacciano? Beh, me faccio sculacciare. Capito, per sculacciare Rubino ci hanno sette mani. Sì, sette, io c'ho un bel culo, No, io c'ho... Cioè, devi chiamare la Tea Calì, devi chiamare per sculacciare Rubino. C'è la Tea che se deve mettere un bagate a Calì. No, io c'ho la panza, però veramente un bel sedere. C'è un bel sedere, dice. Ho un bel sedere, anche tosto, se vuoi. Allora, è bannabile il sedere? No. Come no? Sì che è bannabile. No, il mio sedere no. No, dico. Che cazzo dici? Ah, no, se lo devo far vedere. No, no, è bannabile. Allora no. No, non lo faccio. Quindi sta di Rubì che c'è un bel culo. Un bel sedere. Però dai pantaloni, sì. Possiamo farlo vedere? No, vai, Rubì, no, si alzi, Rubino. Dai, si alzi. Rubì, ci faccia vedere il culo. Che tre signorine, si faccia vedere. Si alzi e sfili. Giordano, ma perché dici a me? Devo stare a chiedere tutti. Fammi vedere il sedere, ho sperma in bocca, il ciucciolà. Giordano, scusami, io rispetto tutti. Magari sono attratto da te. Magari sono attratto da te. Magari sono attratto. Un attimino, quindi mi stai rifiutando. Ti sto rifiutando. Sei il primo dei tre, me ne mancano altri due. Dopo te che. Greve. Mi vuole vedere il sedere, ho sperma in bocca. Io, con tutto il rispetto, ognuno c'ha le cose sue. Cazzi, vabbè, però tu hai detto c'è un bel sedere. Ma la curiosità, vabbè, ma non, la curiosità non vuol dire l'ha che tu non vuol reso curiosi, c'hai reso. Capito? C'hai reso, perché parli per l'altri? Ma non siete curiosi? Volete vedere il culo di Rubino? No, sì. Facciamo un poll, ma non facciamo un poll. Dai, fa un non po'. Faccio vedere il mio sedere. Ma culo, no, di Rubino, culo di Rubino sì o no? Ma andiamo avanti, prego lì. No, sto scherzando, andiamo avanti. Allora, bello tosto. Livio, no, questa qua non c'era. Allora, succhiare l'alluce di un barbone, di un clochard, greve, o
limonarlo. Dagli un bacio alla francese. Si può cambiare domanda, ma no, che è sto Livio? Ma che è? Ci scioglie il pollicione. Ci dimensa bene, Livio. Per quanto il limone? Per COVID poi. Già sta in difficoltà. La durata, facciamo 30 secondi. Minchia. 15. Pensa a ciucciare il piede. Allora io dico questa cosa, l'ho già detta. I piedi fanno cagare a prescindere. Sono di un barbone. Possiamo togliere la parola definitivamente ancora, a Livio. Ancora peggio di un barbone. Quindi se li può lavare i denti. Ma sei un gay. Un barbone. Anzi, i piedi fanno schifo. Cioè nel senso no, ok, fa schifo uguale, però dico i piedi che i piedi fanno schifo, cioè te devi limonare un barbone. Sì, quello c'ha tutto un bocco. Sì, ho capito, ma c'è idea dei piedi di un barbone? Ti prendi la secondo io, te la trovo io la soluzione. Gli dai tu mannagliate i piedi, gli lavi e poi lo succhi. Se glielo vai puoi lavare, se glielo puoi lavare, sì. Vabbè, col macete. Vabbè, se, scusami, se tu hai messo in mezzo che se lavi i denti, ma si può cambiare domanda? No. Ma che schifo, mi fa cagare, ma gli sparo un po'. No, Livio, no. Vabbè, ma gli ciucci un pollicione lavato, dai. Conta questa domanda, mi ha riportato a dei tempi incredibili. Ti spiego, veramente, io con un gruppo mio d'amici passiamo serate molto modificate, molto modificate di varie sostanze e bevande, e spesso facciamo questo che io chiamavo il gioco del mecenate. Erano tutte domande simili a queste, in cui era: per questa somma tu, pistola alla tempia, prenderesti questa somma o faresti questa cosa? E quasi tutte le domande includevano cose con barboni, tipo leccheresti in barbone. Quindi mi ha riportato veramente a quei tempi, e ti dico che questa qua è ardua, però. Sì, ma Giota, ma perché devi rubare la spotlight a Livio? Esatto. No, non rubo la spotlight a Livio. Cosa sceglieresti? Ma lui c'è giù il piede. No, che c'è. Prima rispondi tu. Livio! Ho risposto! Cazzo! Livio! Se gli poi lava i piedi il ditone. No, mi ha detto un'altra cosa. No. Se no, se non si può lavare, se non si può lavare, limone al barbone. Che poi appunto il fulcro della domanda è che è sporco, perché è un barbone, quindi non puoi farlo pulire. Dai Coco, senza denti. Beh, pure che era pulito, però. Nel gusto che ci prova. No, questa comunque è una lose-lose situation, nel senso, in tutti e due i casi è una merda. 6%, Livio. Che il 94 ha scelto il piede. Sciogliere il pollicione. Vabbè, Livio, devo fare affo contro baffo, diciamo. Livio, cioè, sei un gay, Livio, ma non c'è nulla di male. Esatto. Un moderatore di Twitch. Jordan. No, questa è quella di prima. Ancora. Sono finite? No. Che è così limitato sto sito. Allora, mettere del lubrificante. No, aspetta. Mettere un bicchiere di vetro con lubrificante nel tuo ano aperto che si spacca. Il bicchiere, quindi lubrificare un bicchiere di vetro, di conseguenza, il culo, lubrificare un bicchiere di vetro, inserirlo nel tuo ano, proprio gaping, open gaping, aperto. Guardo pure io YouPorn. Cos'è che c'era proprio un video dove che succedeva questo? Sì, one man one jar. Ma come fa? Andiamo avanti. Oppure che è Pink Aspect? Se non lo sapessi, non ho mai sentito. Vabbè. Ok, ce l'ho. Mettere un pezzo di carta attraverso le parti più sensibili dei tuoi genitali, tagliandole finemente. Madonna, che domanda che è merda. Sono due cose de veramente... Okay, o te si sfonna un bicchiere in culo o no, ti vabbè, tagli... meglio tagliarsi. Ovviamente, la cappella, dico. Devo dire la due per forza, perché entrambe sono un dolore inimmaginabile, ma l'altra ci avresti conseguenze... Se non per giorni, per me, te devi operare, se devono levare i pezzi. Quindi, cioè, sono entrambe cose assurde, ma almeno quello dura un secondo. Che dolore. Sì, però veramente... Cioè, ma andiamo avanti. 70%, cioè, infatti. Rubino! Avere un pene piccolo. Beh, io c'ho un bel fungo, c'ho pure un bel pisello.
un bel culo, un bel pisello, ma chi sei? Io non ho mai sentito una persona che ha detto ciò. Un po' di modestia, un po' di modestia. Scusate, posso fare un po' di Rubino? Tu hai mai sentito una persona che dice ciò piccolo? Già che è partito così, Rubino, che mani avanti, se allora, quando tu dici, che allora quando uno dice io c'ho così, è perché uno che c'è manco lo dice. Ma il primo è tuo figlio che dice così, ma scusa. Ma che come queste sono dichiarazioni importanti. Ma non è vero, è il bugia 2. Ma per favore Gianluca, come è definito il tuo pene? No, un bel fungo, perché ce l'ho. Parole, proprio citazione... Gianluca, vuoi sapere com'è il coso mio aggiorno? Io non ho capito. Dissociati. Ma che c'entro io? Scusa, dice che sei tu il primo. Ma i funghi sono piccoli e ciotti. Dipende da quale fungo. E quale fungo? Che cazzo è un burcino? No, non si può uneggiare così. Canepazzo è scettico. E poi me lo dici a me che c'ho le tendenze. Ma Canepazzo è un po' più in confidenza, Jordan. Ma che vuol dire? Devi far vedere il fungo. Come a vedere Canepazzo? Come a vedere sto fungo di Rubino? Ovviamente no. Ma come ovviamente no? No, no, ci credo. Livio, tutto a posto lì? Vabbè, insomma, alla fine... Qual è la domanda? Allora, la domanda Livio è... sembra l'uomo senza sonno, sembra Livio stasera. Allora, la domanda è... Vai. Avere un pene piccolo... che... Mister Firmer. Sì. Avere un pene piccolo che può eiaculare... Sì. O uno grande che non può nemmeno diventare duro. No, piccolo, capisco. Sarella per la pizza. Che cazzo c'ho? Morti... Vabbè, quindi non cambia niente. Alla fine che c'hanno problemi che tu dici. Ma no, poi c'è il problema. Non c'hanno mai l'erezione. Quella è tutto flusso di sangue. Con mio fratello con cioè, alla fine, quelle persone che secondo me, cioè, non è una cosa bella quando dicono io c'ho qua, cioè, c'hanno problemi. Ma no, ma perché poi pure in un rapporto comunque l'apri come cosa, insomma. Cioè fa pure male. Io c'ho mio fratello che Come andiamo sui particolari, tuo fratello? No, vabbè, però diciamo che è la bestia. Eccola. No, che te è una cosa di famiglia proprio. No, no, io c'ho il fungo, perché lui c'ha il fungo, il fratello è la bestia. Ma che te devo dire? È così. Ma Robby, però c'è chi deve sempre dice ce l'ho grande, pensa che deriva da un po' di insicurezza questa. Ma a me non è insicurezza un cazzo. Io ho detto che c'ho un bel fungo. È una tavoletta. No, è più largo che lungo. Così, esatto, allora. Più largo che lungo. Invece mio fratello punta più alla. Ma chi è tu? Tu c'hai il cazzo più largo che lungo? Mazza che cazzo grosso. Ecco, è un... che è un piatto. Una plafoniera. Cioè, posa cenere. È sto posa cenere. È posa cenere. È così, Rubi. No, è sciotto, raga. Che vedevo di? Dopo lo faccio vedere. Che vedevo di? No. Poi faccio le pure con le mie ma come devo assurdi? Si estende in larghezza, Rubi, non ho capito. Cioè, che cazzo è? Una fettuccina fatta a caso. C'è una palla di vetro. È così, capito? Tipo una sarciccia. Ah, allunghi col mattarello. Va a vedere in camera, Rubino. Com'è? È una sarciccia. Come cazzo dopo faccio vedere? Vabbè, in famiglia c'è chi c'ha a lungo e fine, chi c'ha più curto. Di tutti i tipi. Ci sono tutte le alternative, insomma, a seconda di quello che... Poi ti presento pure mio fratello, Gio. A me piaci te, Rubì. Non mi interessa tuo fratello. Quindi la prima, no? Vai. La prima. Vabbè, 97%. Vabbè. Giordano, ma da una botta mi sta sangue dalla gamba. Ma quando te l'ho data? Preferiresti? Io? Ma che è successo? Ti è uscito il sangue? Che... No, non facciamo del sangue per cortesia. No. Ti asciugate che la carta. Va Rubì, sta qua nella stanza. No, nella stanza dove si mangia, stavo scotto. Nella stanza bianca dove va Simone. Nella stanza bianca dove noi teniamo Simone. Gianluca, preferiresti tu fare finta di essere una cameriera? Una domestica? Una domestica? O una donna di pulizia che ha la maschera vado a fare. O un dottore sexy? Beh, tutta la vita un sexy dottore. Metto vabbè, là. Certo. Anzi, la gente ha scelto... Però è più per le donne, magari, questa. Vabbè. Che metto a fare? Ia, la donna di pulizia, ti immagini? L'abbiamo fatto. Vabbè, questa che cazzo è? No. Fatto. È morto il testo. O se torna nudo, Rubino... Immagini, cioè, va tutto nudo. Tutto bannato. Sarebbe la gag migliore del pianeta.
Quanto stai fatto? Io ormai sono fissato. Ma no, Manetta, secondo me ti sei grattato e involontariamente. Cioè, non si è mosso da là, come ha fatto? Chiudi la porta, Rubino. Proprio Wolverine e Jordan. La porta, come faceva a tagliate? Tutto a posto, Rubino? A chi tocca? Tocca a me, ma questa la rispondo subito, è un po' una cazzata, però mi stanno per finire. Farsi le coccole tutti i giorni o farsi la doccia insieme tutti i giorni? Vabbè, vabbè. Buttavi dai le coccole. Cane doccia, fatemela fa da solo. Canepa, preferiresti, è importante, sì. Preferiresti sono pronto. Fare un pompino o prenderlo al culo? Era una domanda del mecenate anche questa, incredibile. Che te ridi? Per una somma, per una somma di 1 milione di euro. Vabbè, però no, sì. Questa l'hai aggiunto tu. Però no, l'hai aggiunto io, tocco le sole perché è più motivante. Per una somma di 1 milione di euro. Un pompino. Quindi almeno dopo ti godi i soldi. Però quale delle due? Una per forza. Forse un pompino. Che cazzo. No, secondo me. Perché poi lo puoi denunciare. Un pompino è meglio perché non lo so. Però poi se si intinchi a petta comunque. Poi lo puoi denunciare. Invece col ma come denunciare? Certo. Perché invece col bocchino no? Quello che ti piace a te, che a me che mi piace dentro, a me. Rimane dentro e è ho un capito, atto ma mica di violenza mettere il cambio della macchina. Ho capito, dove fa, però puoi denunciare. È stupro. Quindi pena pompa. Facciamo che a questa pericolo. Rispondiamo tutti, vai Livio. Okay. Io penso un po' più a me. Dipende dove viene, cioè nel senso. Ma che vuol dire? È in importante senso. In realtà. Dove finisce l'atto? Perché te ricordiamo come hai detto prima, ti sta molto al cuore anche l'altro partner, no? Quindi che gli vuoi prendere la sborra in bocca, per farlo contento vuoi prendere la sborra in bocca. Se viene in bocca, guarda, quasi che preferirei prenderlo a quel punto. Cioè, nel senso, così almeno è contento. Preferiresti prenderlo al culo? Non ho pensato a quella cosa. Cioè, perché se ti viene in bocca è greve. Che ti cambia alla fine ormai lo sta a prendere cioè hai la prostata che ti sborra sulla prostata. Beh, cioè, guarda che non è stupida come sborra cosa, sulla prostata che t'ha incrosta perché capito? a te che diresti? Aspetta, dammi il giro, non ti preoccupare. Jordan, tu? Che te devo dire, pure io fra i due probabilmente il pompino, bro, cioè perché è un'esperienza che non ho mai provato, la prima, manco la seconda, io, però lo sai perché cioè punterei a rimanere vergine analmente il più a lungo possibile nella mia vita, quello sarebbe l'obiettivo. Una cosa del genere, non lo so, è come sì. A parte cioè, un atto così, fisico come molto, una più, sottomissione. Molto più lo è. Imponente. Tu, sì, Rubì? Però quell'altra mi dà un po' in bocca, più... non è che quella è una sì, ho capito, una però non c'ho scelta o l'uno o l'altro, a quel punto. Fai pure il poll, va, sono curioso. Facciamo un poll. Intanto Robino spiega. Guarda, lei, spieghi secondo lei. Secondo me tra i due è meno soft quell'altra, cioè tra i due parlo. Certo, una... Perché cioè, quell'altra... In una c'è la possibilità di un grande dolore. No, ma da proprio un senso di sottomissione proprio, capito? Che sì, tu sì. Ti approvi... Che stai scherzando? Mi sa che, però mi sa che pure forse io... Chat, votate Bombin o Argul? Io sì. Mi sa pure il pompotto però, perché poi... Ve lo fate voi ovviamente, eh? No, poi la chat stava a dire. Eh? No, pure io il bombin. Vabbè, ma perché? Sono troppo sottomesso, capito? Mi sta inchiappettando, mi dà fastidio. Ho pensato a quello io prima. Io anche pensato, se lo potrei denunciare. Ho pensato poi. A quello che ho denunciato. Ma perché? Ma non diciamo. Ma lo sentite il pipistrello fuori? Lo vuoi denunciare? Lo sentite? Lo sentite che c'è un pipistrello fuori? Dove? Fuori dalla finestra. Non sto scherzando. Rubino caga gamba. No. C'è un pipistrello fuori la finestra. So già tre volte che fa il verso del pipistrello. E qual è il verso del pipistrello? Molto più acuto di così, però. Dalla chat dicono, Rubino, io ti inchiappetterei volentieri. Il socio. Vabbè, io non ho paura. Hai dei fan. Vabbè, che hanno detto? No, ma già lui. Io in quanto top Batman, ma anche io in bocca, cioè il culo è... Ti credo, c'ha la maschera. A parte che mi ripara. Il culo è greve, capì? Troppo greve, sì. Per carità di Dio.
Io istintivamente lo prenderei al culo, perché fare un pompino è proprio un atto super intimo e devi star là, piagli il cazzo, te lo metti in bocca, lo di sbocchinare, cioè preferisco a sto punto mettemi a 90 e più all'arculo, passa la paura, piuttosto che avevi quest'atto però così a me la possibilità del dolore unito, cioè perché comunque entrambi gli atti, se non sono volontari da parte tua, sono umilianti. Esatto. A me oltre all'umiliazione anche il dolore sarebbe una cosa insostenibile. Ma a me piace momento. Il dolore. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ognuno fa col perché le fanno le clip vuole. Qua in macello, io dico per voi, andiamo. Vabbè, Simone è anche conosciuto quello che si metteva la roba in culo. No, ma che cazzo dici? Cose intime, no. Cioè, Gianlu, dai. Jordan quello conosciuto per inventarsene una e sarà sempre conosciuto per quello. Ho capito, ma la chat che ha detto? Le cose private no, Gianlu, dai. Quello guarda conosciuto guarda per... come scarica il barile. Vabbè, però è cose per di. Cioè, poi di Rubino, quello conosciuto per fai pompini ai vietnamiti. Vabbè, ecco. Allora, questa è una città '89 quando ha parlato di noi, che per ogni persona ha detto un qualcosa e su qualcuno disse quello che si infila la roba nel culo. John Shadow, a Shadow, sì, ha sì. Detto, te chi eri? Il cantante fallito. Sì, io il ciccione cantante fallito. Era lui quello che si beve l'acqua del cesso. Era. A me piace, io mi abbevo tutti. Vabbè, lasciate che faccio un mix. La chat ha votato il pompino, vabbè. 70%. Vabbè, 70%, no, rispetto alla vostra scelta. A chi era la domanda? Oddio. Ah, ok. Li avevi scelto? No, era lui. Ok. Ah, 92%. Allora, Livio. Essere soffocato e ricevere piacere? O... Ma che domanda è? O soffocare e prendere a schiaffi qualcuno mentre dai tu piacere a loro. Quindi ricevere piacere essendo soffocato o dare piacere soffocando? Ricevere piacere a sto punto. Ma come Livio? Ma tu eri quello che dava! Ma come Livio? Ho capito, stai tutto ma dipende... in donne Matteito, poi ma devo far strozzare. Dipende, aspetta, cioè nel senso... Che cazzo vuol dire? Cioè nel senso qua è... Cioè a lei... Cioè nel senso... Boh, non so, raga, è una domanda di merda. No, aspetta, Livio... Shocking è una pratica tu molto hai mai, fatto nei tuoi rapporti qualcosa con schiaffi, a me non piacciono. Ora di ma che gay, no, Livio, è semplicemente non è una cosa che mi attira, cioè al massimo qualche schiaffetto sul culo, sulla chiappetta, cioè. Eh. Ma come, però tipo le soffocare queste cose a me non mi piace. Allora, la violenza, allora è tremato tutto. Va bene, tipo la cosa del controllo della predominanza, però non mi piace avere il controllo fisico dal punto di vista violento. Non mi piace. Ma non c'è cosa più bella di strozzare una di troia. Piace. A me non mi piace. A schiaffeggi, la strozzi. Posso raccontare? Non mi piace. Non ci posso ma che fare. Papà mi guarda anche tenere conto di quello che può piacere a lei, perché tante donne amano questo. La capoccia, nei limiti delle decenze e di educazione. Certo, se a lei piace lo faccio, ma tendenzialmente a me non è una cosa che mi dici mi piace farla. Vabbè, giusto la schiena. Però se percepisci che a lei piace ti adatti, insomma. Attacchi al muro come un quadro. Sesso è molto, molto, molte Rubino, volte bisogna adattarsi. Rubino, anche a... te hai promesso, mai picchiato qualcuno esatto. Oppure ti sei fatto picchiare? Vi racconto una cosa che mi è successa. Vai. E poi già la sapete, vabbè. Una volta c'è stava una... Te giuro, Gianlu, ti ricordi quando te l'ho raccontata questa affasso ciuscirotto? Cioè, non faccio il tuo nome, ma se mi sta a vedere ti saluto. Vabbè, a un certo punto questa faceva... Schiaffo, schiaffeggio, io no. C'è che stato... suoni faceva Wendy. No, aspetta. C'è stato a un certo punto che ne va, fermate. Porco dici, gli ho dato una saracca purella. Poi abbiamo litigato, vabbè. Tutta viola l'ho fatta. Ma mi sono fatto prendere la mano, guarda. Ti chiedo scusa davvero tanti. In tutti i sensi. Ma perché, ma con piacere, capito? Facevo, però mi è partita proprio la saracca. Il sono a mano aperta. Che cazzo può succedere, mi sono fatto via la mano, era brava. Era brava a falli. Porco Giuda, perché te prendeva quel punto, cioè proprio, capito? Te voglio dire. Ah sì, ma pure quando mi una... sono fatto prendere la mano.
Ma pure quando una parla troppo, te pia cosa, una saracca in no, no, quando parla troppo, no. Anche però... in pubblico, no? Al ristorante. Sì, arre, sì, no. Sì, sì. Uraccio, a me è dispiaciuta la sera, se ho sentito una cifra quando parla troppo, c'è un pissone, gli sfili proprio i sandali. Sì, poi gli volano i sandali, gli sfili i sandali. Simo, ti ricordi l'altra sera quando siamo usciti, che siamo andati a Trastevere, che stavo raccontando, non so, tu hai sentito? Io, vabbè, no, stavo a parlare, però ho sentito. Io praticamente sono stato bollato. Vabbè, non so se tu stai a parlare con qualcun altro. Perché mi parli mentre parlo con qualcun altro? Certo che non te sento, allora. Perdonami. Vabbè, te stavo dicendo. Anni fa mi è capitato di essere mollato da una ragazza russa. Immolato. Mollato. Ah, mollato. Lasciato, ma lasciato. Cioè, ci vedevamo, sì. E questa non voleva più che ci vedessimo. Cioè, prima ci vedevamo, poi dopo lei ha detto no, non lo facciamo più. Okay. Aspettate, okay. Non so capire in cazzo, Gabboni. Allora, ti sei lasciato con sta russa. Sono stato mollato da una tizia, non mi voleva più vedere. Perché questa qua era fissata con gli atti di violenza su te, se voleva essere presa a pizze, Olivari. Io lo facevo, mi adattavo, ma... per quanto io lo facessi, per lei non era mai abbastanza, mi diceva che era... Beh, gli puoi dire una cortellata sul rene. Ma fa no. Sì, ma una cosa è vero, una cosa incredibile. È vero, no. Dice, no, a me piace così. Io mi adattavo, ma... come i mercenari. Non ho nessun tipo di problema adattarmi a questo, perché è anche una cosa del sesso che a me piace, ma non c'è stato modo che per lei fosse abbastanza. Ma davvero, pure violentissimo. Ah sì, cioè... Lei era proprio una scopa lei, pure, a lei piaceva in maniera estrema. Io no, mi sono adattato a cose molto estreme e lei mi diceva sempre... sì, è bello, però non è abbastanza. Una certa si è proprio stufata. Lei è una strozza, comunque. Ah, Olivio, no, Olivio! Se ti fa dopo ogni rapporto, sì, però per me non è abbastanza. Ma non la penetrazione al pisello, il fatto che non la menavo abbastanza. È una cosa incredibile. Sono rimasto veramente... è l'unica volta che sono stato spiazzato completamente nella vita, perché io sono andato anche un po' oltre quello che per me era lecito e... è normale, è decente. Ma non è mai e pensato. Lei proprio non gli andava bene. Ma inizio proprio però, Jordan, subito così o mano a mano? Non hai mai pensato che... di fare il plus tipo con delle, che ne so, armi bianche? Armi bianche no, però se faccio stati utilizzati i frustini, cose del genere. No, voglio dire delle armi bianche. Poi io faccio una domanda un po' profonda, no? Ma se una cosa te la chiede il partner e dà al partner esclusivamente piacere, dov'è il limite, dove ti fermi? Mi fermo al limite del buonsenso, Simone. Qual è il buonsenso? Che non ammazzi. Che non gli farei un danno permanente, non la farei sanguinare, non gli romperei niente. Ma siccome a me il sesso un po', con un po' di dominio, sempre è piaciuto, è sempre intrigato, sì. Quindi è una cosa che facevo con piacere. E pensavo che io e lei, appunto, per via di questa cosa, fossimo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma non c'era verso? Sì, ha chiesto cose che a un certo punto ho dovuto dire. Ma dimmene una, dai, però. Dai, dille, tanto sta russa. Però non di cronaca, ma chissà in culo sta russa. Sì, lei voleva starà qua, starà sulla togli attimo questa. Mi dissocio. No? Dai, vabbè, no, che c'è cioè, tipo una cosa più strana che ti ha spiazzato, qual è stata? Una, mica no, vabbè, dai, non scendo nei particolari perché sono anche bannabili, però semplicemente lei, per esempio, ci teneva che gli rimanessero i segni. Voleva essere colpita tipo un pugile, vabbè, sì, come un pugile, voleva denunciare. Ma una te dà il pass, no, sì, te voleva denunciare. Jordan, no, sì, non c'ha nessun interesse. Cioè, per lasciare i segni, d'accordo con Jordan. Cioè, per lasciare una te la lascia passare per ho capito, ma i segni sì, ho capito. Entro un certo punto, in realtà, appunto, i choking, cose così. L'abbiamo fatto in pubblico in situazioni molto rischiose. Però quando lei mi ha detto che voglio proprio i segni in faccia, addosso, lei mi ha fatto delle foto sue vecchie di quando stava con un ex. Cioè, io voglio essere ridotta così e sono rimasto scandalizzato. Sì. Cioè, non ce l'ho fatto. E ti dico, io non so un perbenista e ho veramente pochi limiti. Ah sì, era contenta, ma non ero contento io. Certo, ma certo. Poi, ma anche quando la rivedi tipo dopo due ore, tre ore il giorno dopo, che la vedi tutti coi segni in faccia. Dai, vabbè, no, i segni sono d'accordo. Penso, penso dal collo. Ma fa anche impressione poi. Ma sì, Jordan. No, mo stavo un attimo a fare. Stavo a fare. Dal collo in giù oppure anche in faccia? Lei voleva anche in faccia. Ma scusa, ti frequentavi con una psicopatica? Ma in faccia è greve, cioè sì, io ho frequentato. Ma di essere visto, se la gente sa che frequentate come un Hannibal Lecter. È chiaro. Io ho frequentato persone che facevano parte della comunità BDSM perché era un ambiente che mi è interessato per tanti anni. E se dico sì che ho visto situazioni di coppie,
che se per caso veramente c'è stato un litigio e lei decide che vuole denunciare lui, lui stava nella merda. Vabbè, nonostante certo. Lei fosse consenziente. La mia sempre, domanda era più per cose che rimangono nella stanza da letto. Ovviamente i segni te li porti pure fuori nella società, è un problema. Però cose che rimangono nella stanza da letto io non vedo un limite. Se ci penso su, ti dico una cosa un po' al limite, però te la addolcisco. Faresti sesso non nella stanza da letto, ma nel bagno? Con lei praticamente, che chiede di essere ficcata la testa dentro il cesso, sì. Ma se lei me la chiede, me lo chiede. Ok. Schifo, e lei è felice. Io a quello ma mi dipende sono chi spinto, è. Se una che non conosco, però, magari una cosa curiosa, te io te scureggio pure in bocca, che me ne frega. Però a un certo punto, io ho provato molte delle cose che a lei piacevano . E alcune piacevano anche a me. Se poi però tutto il sesso si rifà soltanto a quello, che deve essere sempre una sfida, abbatte l'atto di violenza precedente, per me dopo un po' non c'è più gusto. Poi è chiaro che esisti pure tu, dei fattori, no? È chiaro che esisti pure tu e devi dire: guarda, mi sono rotto il cazzo, sta cosa non mi piace, è chiaro, chiaro. Io però la cosa che mi ha dato un po' fastidio è che alla fine la cosa è finita come se io fossi, ne so, un pavido, non volevo fare cose, quando in verità mi sono spinto molto rotto. E tante, diciamo che al 50% delle cose che ho fatto con lei, la maggior parte dei ragazzi che conosco si scandalizzerebbero e non vorrebbero, capito? Questa qua era proprio una che voleva all'estremo. Veramente a ridurla come la ridusse il suo ex, che lei piaceva essere ridotta così, non avrei mai fatto. Cioè, ah, Gio, ma ti posso fare una domanda? Dimmi. Ma ti hanno mai cagato addosso? A Rubì, dai! Ma le cose estreme, Rubì, che ne so, magari no, mai, addosso. Mai. Qui siamo proprio a scendere, stiamo a scendere. Una passione per la merda, non lo fare. Sparge proprio, fa una black face che ha merda, secondo me Rubino fare. Ma no, ma perché fa cose estreme, che ne so? Ma mai hanno fatto una pioggia dorata, che ne so? A se te, Rubì? No, che schifo, no, io sono più... No, sono più tranquillo, no. Metà testa, cioè lui fa delle domande del genere da altri, ma io sto tranquillo. No, ma perché è una curiosità. Dai, cioè, sì, non l'ho mai fatto per perché un amico. È uno dei pochi limiti che ho, è proprio che il sesso e la merda per me non devono avere niente a che fare, è proprio uno dei pochi diktat. Manco una pioggia dorata. Quello già è un altro discorso. Ma per me tu lo fai. Sarei disposto a provare. Queste domande, mi dico, è per curiosità, che ne per cane gli ha fatto, per cane suo. Yoshi. Cioè, scusa. Gli ha fatto Yoshi, l'ha fatto a te, la pioggia dorata. Da Yoshi, Rubino. Ha fatto fare la pioggia dorata da Yoshi. Ma è mai successo che Yoshi saliva sul letto? Sì, nell'atto. Sul letto. Manco. Ah, nell'atto? No, sì, purtroppo sì, porco. Romper cazzo. Inizia a leccare. Me ne caga. Lo lasci fa. No, lo mando via. Quasi. La bella è la bestia. No, è che sì, ogni tanto romper cazzo. Oppure se occhio al buio, Rubì. Se mette là e guarda, capito? Livio, stanno a dire in chat che sei scandalizzato. È vero? No, ma Livio è forte. Quando ha detto della cacca, sì. Vabbè, ma io pensavo una cosa estrema che ha fatto, non mi sarei stupito. Senti, ma sono finite le domande? No, vediamo se ci sono altre domande. Qual era questa, quindi, lì? Eri tu? No, era Jordan. Era Jordan. Che dici? Essere... Ah, no, era lì, era lì. Era lì. Quindi, quale hai scelto? Soffocare. No, in realtà avevi scelto te. Volevi essere soffocato, lì. Vabbè, ormai ha fatto, sti cazzi. Allora, Jordan, dimmi. Abbordare il primo sconosciuto, la prima sconosciuta che vedi e provare a scopare, o scopare con qualcuno con la quale hai sempre voluto, ma il loro partner è nell'esercito. Il suo partner sta nell'esercito. La seconda, scusa. Ma come che lì Jordan, ma che cazzo dici? Rispetto ma per i veterani. Rispetto per i veterani. No, ma ti entra il marito tipo The Punisher, capito? Se butta nel sotto. Senso, se lei vuole farlo con te, vuol dire che sta in una situazione safe. Il marito non lo sa, mi dispiace, ma se il marito non è un mio amico, non è una persona che conosco, che me frega, sta nell'esercito. Questa domanda è stata chiaramente fatta per gli americani che si fanno le seghe sull'esercito, dico. Che sì, poi hanno sto rispetto incredibile. Venerano chi i marini. Esatto, è proprio quella cosa dei veterani là, te lo dico. Ma non è un veterano. No, però nel senso, visto loro per l'istituzione militare dicono, lo fanno, immolano la vita per noi, quindi all'italiano c'ha meno senso, perché noi invece abbiamo un po' insidamente, capito, il disrispetto delle forze dell'ordine. Ancora meglio, capito, cosa tuo marito sta in missione. Capito. Questa è facile. Vabbè, dai. Sapete che io
a 18 anni volevo arruolarmi. Mi vedete a me? Ma dannavo. No, stavo un po' fuso. Sei scappato pure da Into the Wild, pensa all'esercito. È una leggenda, no, di cui se narra. Però, sei scappato da Into the Wild. Metti che ci fossi andato e l'avessi finito, sarei un'altra persona adesso, sarei Rambo. Anche io mi sono sempre chiesto come sarebbe stato se avessi fatto un periodo nella Marina per me, perché io ho gran parte della mia famiglia è stata ufficiali di Marina, sì. Pure il motivo per cui ho il veliero tatuato. Perché mio nonno era un ufficiale dell'Amerigo Vespucci, che è la nave scuola italiana, il veliero. E mi sono chiesto tante volte come sarebbe stato il mio carattere, la mia persona, se avessi fatto quell'anno, due anni da militare. Secondo me mi avrebbe formato. Sì, è diverso, perché fai una vita completamente diversa e quindi ti deforma anche caratterialmente in modo diverso. Anche nel tuo rapporto con gli altri, perché te lo hai forzatamente insieme a persone che non sono della tua famiglia. Perché tutti i giorni poi ti confronti. Tutti i giorni, non solo su determinate cose, magari in una vita normale, potrebbe essere pure o altri mondo lavorativo. Là è una cosa proprio completamente diversa. A me sarebbe piaciuto farmi. Se non esce il carattere, specialmente quando stai. Però si creano pure dei bei rapporti. Il cameratismo sono rapporti che in un'altra situazione sono impossibili. Un rapporto d'amicizia. Tu l'hai fatto il servizio militare, sì, perché tu stai ancora nell'obbligo. Sì. Quindi voglio dire, alla fine. È vero, sì. C'è un buon ricordo? Ogni persona che ha fatto la leva obbligatoria comunque alla fine ne parla bene. Dice una merda, è brutto. Tranne quelli che hanno subito proprio il nonnismo estremo, gli ha detto proprio male. Però mio padre ne parla bene, mio nonno vabbè pure. Pure mio padre, stava nei parammi padre. Quindi... Sì. Poi mi ha attaccato sta cosa, infatti io volevo fare, però per colpa dei epilessiani. No, te forma perché... Io devi fare cose da solo. Sì, devi fare tutto da solo. A 18 anni poi. Cioè, sei giovanissimo, 18-19 anni, ti fa tutto solo. Dicono, detto dubbi, non saresti sopravvissuto. Di carattere. Cioè, non c'è manco nessuno che se ti succede qualcosa e ti giri e dici, oh, no, cioè, se sei caratterialmente, piano piano te devi formare. Poi è vero che ci stanno situazioni in cui veramente ti trovi a disagio. Alcuni ci hanno avuto proprio sfiga, quelli che subiscono grossi atti di nonnismo. Sì, c'è gente che si è ammazzata pure. Però, insomma, nella normalità... Cioè, sì, non è infatti male. Quello è un po' anche una realtà proprio questa gente che alla fine non gli ha fatto. Greve. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, qual era la seconda? No? Anzi, 43%, cioè gli americani, presumo che abbiano risposto, non infamerebbero un militare. Ufficiale. Quindi la maggior parte per il fatto... Cioè, influisce sulla scelta il fatto che lui sia un militare. Se era una persona invece, che ne so, un lavoratore qualsiasi, un panettiere, un impiegato, invece cioè, sti cazzi, come... famolo cornuto. Secondo loro è come tradì su una cosa che loro hanno giurato. E... Secondo me non cambia niente. Se tu pensi che per te è importante il rispetto del partner di una persona, non ti fa differenza che mestiere fa. Sì, però tu prima hai detto, a me se non, cioè io se non lo conosco non mi interessa. Per me è questa invece la cosa. Loro partono al principio anche se non lo conoscono. Il fatto che sia un militare. Che sia che un militare già no, una non so d'accordo. Di rispetto e quindi non farebbe so d'accordo. Prescindere. Io l'unica cosa che non lo farei se fosse un mio amico, cioè se fosse la ragazza un mio amico, ma neanche sotto tortura. Però se non te conosco, non I so chi sei, puoi fare il militare, puoi fare il prete, puoi fare quello che te pare. Cioè. I Bucci hanno fatto la donna del mio amico. Esatto. Non si può! Non si può! Ma andiamo avanti. Rubino. Era un ritrovarsi fra le braccia Rubino, e cagarsi pronto. Ancora in faccia, non Rubino. Si può. Essere kinky in italiano, ragazzi. Rubi, che è meglio una panza al culo o un culo un panza? Malizioso. No, kinky è sporcaccione a livello sessuale, perverso. Sì, perverso essere kinky. Perverso, sporcaccione o romantico? Allora, come sei te prima? Ma che ne sai? Rubino è intrusivo. Oh, sei stato fino adesso tutta la serata. Dipende da merda, piscio. No, ma io stavo a chiedere. Dipende dalla persona che ho davanti. Se ho Ludovica Galla, c'ha paura stasera trovo il catenaccio, capito? No, stava in inquadratura, Rubino. No, stava in inquadratura. Stavano allora se c'è una lira c'ha paura stasera trovo il catenaccio. No, si è Ludovica Rubino, vedi che non sta nell'inquadratura. Un attimo, sta nell'inquadratura Rubino. Un attimo. Ma che è? Allora, il portafoglio. E chi ci ha preso quel ladri? Ti sembra tutto in tasca. Non sappia Gianluca. Comunque no, dipende. Guarda, cazzo fa, tu sei pazzo.
Quello è il power line. Allora, dipende la persona che ho da... Dipende... Stacca tutto. Vai, vai, dipende vai. La persona che ho davanti. Se quella persona ma la voglio bomba e basta, faccio il trucido. Se c'ho per esempio Ludovica che ha un rapporto, sono romantico. Dipende. Quindi hai rapporti non con Ludovica? No, sì, come... Ma questa è una rivelazione. Vabbè, se però se Rubino. Tu sei caratterialmente in un modo, non puoi essere in un modo. Dipende dalla persona allora, che ho davanti. Se tu sei fatto comunque così, non è che quelle persone puoi cambiare, non è che quella è fatta così, all'avvocato te cambi, poi stai con quella te ricambi. No, dipende cioè... che cosa voglio da quella persona. Cioè, se voglio solo la patacca, domanda. Faccio il trucido. Se voglio un rapporto duraduro, sono romantico. Ma poi noi la parte trucida tua l'abbiamo sempre vista. Non ci fai vedere una parte romantica? Ah, cioè, tipo, come... Tipo, immagina che Jordan sia Ludovica. No, la parte romantica ce l'ho, però... Corteggiami solo a Ludovica, naturalmente. Poi io... Ma cosa dici? Cioè, tipo, cioè, fai discorsi di matrimonio? No, vabbè, ne abbiamo parlato. Romantica in che senso? Cioè, come la crei? Come la crei la cosa romantica? Ne abbiamo... No, come la creo? Dipende da no, nel senso... Cioè, se parliamo... però ne abbiamo... Dire, che ne so, io penso una cosa romantica dovrebbe essere, che ne so, una sera che lei magari sta a casa, aspetta magari tu che ritorni e ti fai trovare, che ne so, un mazzo di fiori, con no, dolce, un dolce, con un fungo, con un dolce, con un mazzo di fiori, che ne so. Un cazzo di fuori. Come lei? Qual è? No, un mazzo di fiori. Un giorno gli ho fatto trovare una cena, un giorno gli ho scritto una lettera che poi ho messa sul comodino. Magari col tovagliolo, lei va a prendere. Dipende, ci stanno tante cose. Se trova il bigliettino. Per esempio, cioè, dire a una ragazza che tu ci vuoi andare a letto in maniera trucida è, insomma, a livello concettuale è semplice. Dice, Rubito, io non lo so questa storia. Invece dirlo in maniera, cioè, proporre a una ragazza di fare sesso però in maniera romantica, non ve voglio. Come proporresti a una donna che vuoi conquistare di, proprio di fare l'atto sessuale, ma in maniera romantica, senza risultare trucido? Ma che domanda è? Non ho capito, veramente. Allora, se tu vedi a una scopamo in maniera trucida è molto semplice. Se invece glielo vuoi proporre in maniera romantica e... Ma mica si propone, succede. Lo puoi portare la situazione là, ma andiamo a vedere le farfalle in camera tua. Insomma. Come lo faresti? Ma ci vai al sodo quando stai nell'atto, fai romantico, insomma. Te lo dico io. Non è che gli dici famo romantico, che è tipo... Appunto te sto a dire. Tutte le volte che mi è successo a me era semi-romantico. Non sono mai stato, ma mi conoscete? No, cioè non sono mai stato trucido con una ragazza. Beh, sono volte in cui è successo o tu hai guidato la situazione affinché arrivasse lì? Non è un po' un discorso del cazzo. Nel senso che ci siete ritrovati perché i fatti, cioè nel senso gli eventi hanno portato al fatto che voi finiste a letto oppure sei tu che hai spinto per andare a finire nella situazione sessuale? Non ho mai spinto, ti giuro su Dio. Dipende, okay. Sì, comunque no, dipende sempre cosa... cosa vuoi da quella persona. Cioè se quella persona te la vuoi bomba e basta, no, però, e non aspetta. Te ne frega un cazzo di quella persona. Guarda, anche se sei interessato romantico. Ma lei è appena arrivata, non lo sa cosa ho detto, ha fatto una domanda retorica. Quante cazzate ha sparato Simone stasera? Ma arrivi mo, tesoro mio, arrivi mo. E poi ha detto dalla tua ragazza, chi è che lo sa più di lei, Simone? Quindi... ma se non ha visto la live... Stai solo con una ragazza e fa vedere quasi come se c'è un distacco. Alla fine è lei che te porta poi a... Capisci il meccanismo? Ci sta, nel senso è un gioco più psicologico. Cioè non fa vedere, diciamo, in gergo proprio terra-terra che stai proprio a sbavano. Se tu invece fai vedere che c'è un certo distacco, che tu stai lì però comunque... Secondo me attrae una donna. La cosa, però fai vedere come se c'è sto... Allora lei si domanda, ma com'è che non approccio, cioè non c'ha sta... Allora forse è lei che magari... Perché guarda che sembra una cosa scontata, ma secondo me se ci stanno ragazze in chat potranno confermarlo. Allora, è una cosa diffusissima, che un sacco di uomini incel o persone veramente che non so capace di trattare una donna, spesso e volentieri arrivati nella situazione, sanno infatti, propongono proprio, dico ma perché non me fai, ma perché non famo? Secondo me è capitato tantissimo. Allora tu fai caso a una cosa. Allora, ma sai quanti ce ne stanno così? Risponde cane pazzo. No, devo dire una cosa, tu... Magari c'è, che ne so, c'è sta un gruppo d'amici, c'è Abbonazza che sta in mezzo al gruppo, siete 10 ragazzi, 9 rompono i coglioni, te sei quello distaccato, lei si domanda com'è che questo è distaccato nei 9 che mi rompono i coglioni, viene attratta da te che magari in quel vede che c'è un certo distaccato. Meno che ovviamente proprio non c'ha nessun tipo di lascia perdere, però capisci quello che voglio dire, sì, perché sì. Pure loro molte, voglio, molte volte vogliono essere filate da quelli che non se li filano. Bravo, era, diciamo, top red pill, capito quello che dico, cioè che stavo dicendo io, no? Cioè nel senso che
qui no, mi ammassa la vanno a vedere, magari stai distaccato. Bel Livio, che luogo comune che hai detto, però Red pillato, dai. Crevezzi. Sì. Ma io non ce la faccio, io voglio troppo bene a Livio. Però tipo tu lo stuzzichi troppo. Che lo vedo un po' così. Dopo, un po' annichilito. Mazza Livio. Cioè, dopo che nella camera da letto. Lo punzecchio per farlo, capito? Rubì, dagli un po' di qua roba che ti sei portato appresso pure, pure a Livio. No, non mi sono portato niente. Comunque, allora io devo dire che ci ho sempre avuto, cioè se mi interessava una, un approccio sempre abbastanza romantico, perché io quello che ho sempre cercato è la relazione, no? So, uno abbastanza, cioè più vedi un Dudubi giovane, più ero ovviamente illuso della roba, dell'amore. Idealizzavi, no? Sì, proprio il sentimento. Proprio alla sitcom, un po' come Livio. Però insomma. Scusa, Simone, il tuo romantico che intendi per, non so che per romantico? Ma che cazzo? Che io cioè, nel senso, tu stai approcciando con una persona, cioè il tuo romanticismo, come lo interpreti? Che cerco in quella persona delle cose che mi facciano dire: con questa persona mi ci posso fidanzare, mi ci posso mettere, guarda che, Chico, un rapporto tu, guarda lungo. Guarda che tu sei come me, inutile che fai il come fighetto. Livio. Sì, ok, non come, no, tu hai detto boh, sì, a me non come me, Livio. Io c'ho un'altra proprio... Che siamo simili. Okay, sì, lo so. E quindi più che l'attrazione sessuale, che comunque è importante, cioè, cerco pure affinità... intellettuale, sì. Se sei con una che ha l'intelletto di questo tavolo, è buona, sti cazzi. Sì, esatto. Dipende da quello che ci vuoi fare. Con gente, che ogni volta io sono stato con persone, con donne non parlate strese, no? Che però le ho pisciate perché non c'era un collegamento emotivo e... intelletto proprio, non sì, ci si poteva. Ma scusami, ma dipende, cioè, cosa, che schifo. Ma dipende, certo, da cosa vuoi fare, da cosa vuoi creare. Adesso però flippa la situazione dall'altro lato, nel senso, è ovvio anche che se tu con una persona vuoi costruirci qualcosa di importante, esatto, e vedi quelle caratteristiche, se ti rendi conto già nella prima conoscenza, insomma il primo mese che state insieme, che invece la parte sessuale è totalmente una situazione di incompatibilità completa, riusciresti comunque a costruire. Ho fatto l'errore di comunque, continuare. Dipende dal caso. Ed era possibile? No, una merda, no, una merda. Ci devono stare tutte e due. Comunque, ragazzi, io voglio dire una cosa. Secondo me le donne, mica perché da, ma c'hanno una marcia in più rispetto a noi. Io non lo so. Le donne? Però, sì, sì. Ma cioè, non c'è una parità, no, a livello superiore. No, te spiego. No, te spiego. Sì. A livello proprio esempio, no? A livello proprio de palle, cioè nel senso, ma come? Se una persona... Vabbè, no, le palle... Beh, mo parlo caratterialmente, no? Cioè, esempio, se tu stai con una persona e ti sei rotto le scatole e stai con questa persona e tu pensi, ci voglio, dico, voglio... Cioè, la donna, se è il contrario, quella con un secondo e mezzo ti dice le cose come mortifica, stanno. Mortifica, certo. No, ti dice le cose come stanno. Però noi tante volte se fanno certe pippe mentali, noi uomini, Su certe cose, su certi atteggiamenti nei confronti che loro non c'hanno, cioè loro quando loro sono più dirette, sono più... arrivano subito al problema. Io ci avuto sempre problemi, le donne, dirette, tutte, le donne no, dicono sì per dire no, per dire forse no, questo. No, però dipende, no, mica no, tutto. Però no, lì però no. C'ha ragione, bravo Livio. No, però tu dici che no vuol dire sì. No, secondo me c'hanno una marcia in più. Se una donna dice come no vuol dire io, sì. Dipende con quali dipende, donne sei stato fortunato, volte, che ne pazzo. Quante volte sei arrabbiata? No, tranquillo. Posso dire no, una cosa no, in live? No, posso no, dire una cosa in live? Posso dire una cosa a cane pazzo, prego. Io allora, questa qua io la confermo. Un grande uomo lo fa una grande donna. Punto. Ok, boomer. Allora, chi mi dice in chat che Livio è matto in culo? Perché non capite niente. Maledetto. Magari capiscono troppo. Soprattutto tu, Andrea Carpi. Io volevo dire una cosa. Ma non fai due conversazioni private, si sentitevi telefonicamente. Cosa che dicono in chat? Ho detto una cazzata, secondo loro? Secondo me no. Non lo so, loro che dicono? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Sì. Comunque io volevo dire una frase, è una frase un po' un patriarchia. No, non è così. Perché dietro? E non nel a senso, fianco? No, nel senso proprio non è il discorso dietro o a fianco. Secondo me, cioè quando tu stai tanto tempo con una persona,
Io non parlo di quello che sta 6 mesi con una, 3 mesi con un'altra. Quando tu convivi o c'hai una vita coniugale di anni e anni e anni, diventi quasi una parte di quella persona o viceversa. E se tu stai con una deficiente, diventi deficiente pure bravo, te. Diventi deficiente pure te, perché entri in un certo meccanismo, in certi atteggiamenti o in certi discorsi che lei fa, quasi come quelle pubblicità che ti dicono prendi questo prodotto che è buono, dopo 2 minuti prendi quel prodotto che è buono, la gente si convince che quel prodotto però è cosa, buono. Però cosa ti, cosa ti porta invece, però a stare 10 no, eh? Cosa ti porta a stare tanti anni con una persona che però tu reputi una deficiente? Vuol dire che comunque no, è totalmente diversa da te. Una deficiente. Però, cioè, se una persona... Tu stai tanti anni con una persona perché è il contrario, è proprio quello che ti forma e ti fa crescere a livello caratteriale e a livello anche dei consigli che ti può dare una persona. Apposta ti dico che tante volte magari è capitato, non è che io se faccio una cosa è fatta bene, è il Vangelo o è il Corano quello che faccio io. Cioè, magari se c'è una persona a fianco intelligente che ti dice guarda, stai a fare sta cosa, secondo me è sbagliata, sarebbe meglio fare così, e poi può capitare anche a te che glielo dice a lei, è una cosa che ti forma a livello proprio di coppia. Io sono d'accordo con Cane Pazzo, e tipo, cioè, in chat ci stanno tipo ste femministe come Beatrice Dino che si attaccano alla parolina dietro. Cioè, si attaccano alla parolina dietro, però in realtà il discorso del Cane Pazzo, per chi sa comprendere un discorso, è una cosa vera. Per dietro si dice, cioè, quello è un modo di dire che è nato intendendo il fatto che spesso e volentieri magari certi grandi uomini dicono, fanno intendere che il loro successo nella vita è dipeso soltanto da loro, ma in realtà era anche dato alla persona che avevano a fianco a loro. Si dice dietro perché è una cosa che magari loro non mettono in risalto. Sì, cioè, grande, è proprio il contrario. Grande, il grande uomo, certo, scusa, esatto. Il grande uomo o la grande donna che tu c'hai a fianco, per me è una grande donna quando c'ha umiltà, educazione e rispetto della persona. Allora lì c'è una grande donna o come puoi essere un grande uomo. Ma pure dal punto di vista della donna... Così, ragazzi, poi dopo ognuno... Poi ognuno fa del rapporto quello che meglio crede. È un discorso ovviamente di coppia in quanto squadra, ok? Pure per quanto riguarda la vita della donna, anche lei ha dietro un uomo che esatto. La... Esatto, io infatti ho detto insieme... Certo. Ma quello che tanti non capiscono quando si attaccano al linguaggio, alla singola parola, è che dietro vuol dire proprio il fatto che normalmente... Sembrerebbe che non si vede, ma ci si vuole dare risalto. Sì, perché vabbè, si calcola la carriera nella carriera dell'uomo c'è dietro una donna, nella carriera della donna c'è dietro l'uomo, questo, no? Nel senso, esatto, io sempre noi lo diciamo così perché siamo uomini e ci medesimiamo nella parte maschile. Esatto, se c'è una donna che ha una carriera, che ne so, da politica e dice dietro di me c'è un grande uomo, è la stessa cosa. Ci sta una domanda dalla chat per tutti. Fate un esempio di una donna che stimate e ha contribuito alla vostra crescita. Beh, secondo me a livello proprio sia manageriale di vita, cioè che io parlo a 360 gradi. Vabbè, certo, mamma è normale, ti voglio bene, mamma. Comunque, se tu trovi... La mamma però si è sottinteso che ha contribuito alla tua crescita, grazie al cazzo, t'ha cresciuto. Però, ragazzi, io posso dire una cosa, se tu trovi una persona che comunque ti rispetta, che ti vuole bene, che è umile, che ti sa dare consigli giusti, tenete va stretta. E viceversa, cioè io parlo sia per l'uomo che per la donna, cioè è proprio un'unione specificalo per le femministe. È proprio una fusione, capito? È una fusione. Anche perché sennò non ci sarebbero rapporti duraturi e perché ci stanno rapporti che durano 3 mesi, un anno, cose là? Perché poi ti accorgi che è una persona che non sta nella stessa onda. Ma che è sto dildo? Ma io ti dico che indipendentemente dalla durata del rapporto, tutte le donne con cui ho avuto comunque una relazione che intendevamo essere seria hanno contribuito alla mia crescita. Infatti, ogni persona ha lasciato qualcosa. La mia risposta sarebbe stata tutte. Esatto. Infatti, ringrazio la mia ex che mi ha tradito perché mi ha fatto capire quanto le. Mi dissocio. No, finisci la frase, Livio. Cosa le vorresti dire in questo momento? Quanto sono stato fortunato. Cosa le diresti? Cosa le diresti adesso che sei al Cerbero, quindi hai raggiunto l'apice del successo e delle realizzazioni di vita? Cosa le dici adesso? Oh, sei stata una zoccola. No!
Maraviglio! No. Hai ragione. Ma dovevi essere più superiore. Vabbè, no? Vabbè, ma è fattuale. Sei al Cerbero, sei arrivato. Quello che l'hai mai fatta. Detto attenzione, era perché l'ho una detto. Classica donna tosta pene. Vabbè, ma chi è che ci ha avuto le corna? Scusate. Tosta pene è proprio. È un, chi è che ci ha avuto un elettrodomestico, no, non è una donna, capito? Un tosta pene, via. Io ce l'ho avute. Voi ci avete avute le corna? Io sì, a voi. Vabbè, dipende anche che corna. Cioè, no, se, una se è una relazione, se è una relazione da un anno più e se è una relazione da un mese ti mette le corna, cioè sti cazzi. Sì, comunque, cazzo, ma stai... sì, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma che cazzo dici? Sì, è la stessa cosa. Te stai insieme ma che cazzo persona, dici che è la stessa cosa? Come fai a dire che è la stessa cosa? Come fai a dire che è la stessa cosa? Ma scusami, dai. Come fai a dire che è la stessa cosa? Ma scusami. Se una famiglia. Ma che c'entra l'atto? Se una famiglia con. No, non è l'atto. Perché se c'è una persona ha costruito una famiglia con dei figli, eccetera, distrugge per un matrimonio. Stiamo parlando di corna, cosa. Non di tempo. Stiamo parlando di corna, non di tempo. E stiamo parlando di quello che ti lascia quella cosa. No, stiamo parlando solo se t'ha tradito con uno. Ma è diverso. È diverso. È tarpano questo. Vabbè, raga. Rubino già rischia un soffocamento. Hai visto che scena? No, Livio, non t'arrende. Perché? Scusami, Livio, prego. Allora, prego. È diverso. Stiamo parlando di quello che ti lascia il tradimento. No, stiamo parlando il sì, prego, certo, prego. Certo, siamo stati tanti di sì, c'avevo la ragazzetta elementare, il discorso di Livio. È il discorso di Livio, il ragazzino della classe la quinta domanda B. È codesta. La domanda è codesta. È il discorso suo, voleva intendere. Voleva intendere, è meno doloroso, cioè nel senso è più. Ma non stiamo parlando di da un dolore. Mese, dici, sti cavoli. Non stiamo parlando di dolore. No, però dici, stiamo parlando un mese, di sti cavoli. Andata con altro. Sei un anno già ti ha messo le corna, sei in campo dei cervi. Sì o no? Sti cazzi, un mese, due mesi, tre mesi, è successo sì o no? Però poi il dolore è un'altra cosa, Livio, non ti preoccupare, stai tranquillo. Prego, andiamo avanti. Vabbè. Vai. Qual era la questione? Delle se qualcuno ha mai preso le corna. Allora, io mi sa che le domande sono finite, come che controllo. Sappia, no, sai. Quindi che avevi scelto? Sporcaccione o romantico? Romantico. Illo tempo. Ma quando mai? Ma bugiardo. Ma bugiardo. Stai tutto un pachidermito. Ma che stai a dire? Tutto un ferocito sta. Una volta. Poi dipende sempre dalla persona showdown. Allora, a chi toccava? A Gianluca. A me, Gianluca. Avere un rapporto passionale con una dei 300 chili pelosa, mazza, è pelosa. Che poi ti stalkera pure. Allora, una balena. Ma per me la cosa vabbè, per me la cosa la balena mica è pelosa. Ma almeno le balene sono lisce, Simone. Non è pelosa, è liscissima la balena, è un orsacchiotto. Levigata. Il pelo ci può stare solo se sono innamorato proprio. Ma veramente, se presentate una col pelo che manca, te la conosco, ti sputo in bocca. Sì, lo so, ragazzi, che c'è scritto pound. Vabbè, sono non sei un furry. Un pounder, non sei un furry. Camion, un pounder. Pound, okay. Sono 130 kg, però facciamo un pounder, e quello infatti contiene più di 300 kg di roba. Un pounder, insomma, quindi. Oppure una sveltina con una clochard. Che schifo. Che sì, poi... Clochard. Che poi però è il mecenate, si lamenta per la tua performance di merda. Pure. Cioè, quella, già... Vabbè, che butto 50 centesimi là e me ne vado. Quindi così ho pagato. Balena o clochard? La clochard, mi metto proprio no. il preservativo, mi metto proprio il tutone, capito? No, lo scafandro quello. Mi metto un tutone da astronauta con quattro guanti di Parigi. Per me è meglio la balena. Meglio la balena pelosa, oh. Quella ti attacca il coso. Ma mi storcherà pure. La salmonella. Aspetta, indipendentemente dalla bellezza o meno, il fatto è dopo ti stalkerà vita. Il problema è che te incrina le cose peggiori. Mi lascia i peli tipo come indizio fuori da porta di casa, cioè mi lascia i batuffoli. No, ma è meglio la clochard. Questo lo devo fare io. Vai, farlo con una cugina o essere più divina, essere colui che termina la relazione col tuo vero amore. Tosta. Allora, se farlo con una cugina determina che non mi lasci, lo farei. Questo momento, perché sarebbe peggio lasciare. Elettra, tappa le orecchie, tappa le no, orecchie. È una cosa a favore di Elettra, cioè nel senso.
Ah, che poi tu cugina la facevamo per mia cugina qua. Ah, ecco perché allora. Cioè, tipo cosa? Top parafilia. Sì, allora, se ho capito bene, la scelta è o me lascio e non scopo con mia cugina, o scopo con mia cugina e non me lascio. E non me voglio lasciare. In più ti amo, ma voglio scopare con mia cugina. Ti amo, però. Ma è gnocca tua cugina, almeno. Vabbè, ma questo... Andiamo avanti. Sono dettagli, insomma. Livio, insomma. Ne ho più di una. Io ho due cugine, sono entrambi molto belle ragazze. Non farei niente, perché sono cugine, però sono belle ragazze. Posso ammetterlo. Beh, se mi assomigliano saranno belle. Oddio, tu in versione donna. No, t'ho visto su Instagram in versione donna. In realtà non mi assomigliano per niente. No, per fortuna, dai. Vabbè, quindi... per fortuna. Massa, 33%, greve. Allora. 33% quello che hai detto tu. Sì. Vai, questa qua è tosta. Forse tanti manco li capiscono. Limonare. Ma in realtà questa è carina. Limonare con del cioccolato. limonare con del cioccolato sciolto in bocca o con dei marshmallow sciolti? No, il cioccolato. Perché il marshmallow? No, mi c'è strozzo. Sciolto. Te ci strozzi, è sciolto. No, te ci strozzi comunque. Te ci strozzi comunque. Ma sta scherzando. Io non meglio il cioccolato perché è brutto. Quello è deglutisci. Ma io non mi sono mai bevuto un marshmallow, quindi non lo so. Comunque. Vabbè, questa era facile. 89%. Livio, sì. Avere una cosa a tre. Fare una cosa a tre o una gang bang? Alivio. Fare una cosa a tre. Sai che io preferirei una gang bang? Pure io. Dipende, sei tu con tipo 20 donne oppure essere uno dei 20 uomini che se fanno una tizia? Cioè, a sto punto 20 donne. A sto punto preferisco il caos. Per come so io sarei geloso. Così dei chiappetti chi te capita. Sì, almeno... Col terzo andrei in competizione, pure se fosse una donna. Lo sai che c'hai ragione. Infatti, allora, per me i threesome funzionano soltanto quando non c'è nessun coinvolgimento. Esatto. Il threesome è quello che una delle due, oppure al contrario, insomma, dipende, sono due uomini o due donne. Comunque, metti che so tu e due donne, e una delle due è la tua ragazza, e avete voluto provare, porterà a dei casini, porterà a gelosie, porterà a discussioni. E per quanto uno dei partner possa dire ma no, tanto, cioè, noi siamo moderni, lo possiamo fare, non succede a niente, poi porterà a discussioni. No. Pure per me sarebbe un punto di non ritorno. E continui poi a cioè ritornerà fuori in ogni litigio, perché quella volta che abbiamo fatto, cioè, sarà una cosa... Un rinfacciarsi continuo. Preferisco evitare. Oh, grazie Rixone. Rick Dufere. Che ha condiviso 5 emoticon. Non so cosa sia questa cosa. Ah, perché nuova. Ha regalato gli abbonamenti. Grazie. Grazie mille. Dipende dalla mentalità dei due, dicono in chat. Che ne pensi? Ovviamente, nel senso, se sono un pochino più libertini entrambi, c'è meno possibilità che discutano. Però secondo me in un momento di tensione... c'è altissima chance che ritorni fuori quel momento, soprattutto se magari nel rapporto sessuale c'è stato un certo tipo di trasporto anche con l'altra partner e magari quella che in quel momento è la tua ragazza vede, dice ammazza, ma poi capito l'uomo, l'uomo e la donna, cioè, l'essere umano è facile alla paranoia, è facile pensare ammazza quanto gli sta piacendo, ma non è che mo gli piace più con lei che come... Penso diventerei omicida se accadesse. Cioè, metti capito due uomini e la tua ragazza e tu sei uno dei due uomini, cioè sì, è tosta, è tosta vedere. Livio, però tanto non si sente. Livio, andiamo avanti. Guarda che si sente un rumore sottofondo. Boh, non saprei. È il pipistrello di fuori. Pipistrello. Lo sentite? Volevo il pipistrello. Sì. No, io ancora non sono riuscito a sentirlo. Chi tu? A te. La gangbang. Il gangbang a Rolo. Jordan, preferesti pagare per del sesso o essere pagato per fare sesso? Meglio che paghi, la scegli. In entrambi i casi comunque è sesso occasionale che non conta niente per me. Quindi meglio essere pagati. A quel punto, se non mi importa niente del rapporto in tutti e due i casi, preferisco essere pagato, insomma, se qualcuno fosse disposta. Non credo, però. Par de piotte, che te... Qua... Ok, Rubino. Essere... Vabbè, questo... Questo è per le donne, inutile.
Perché quello dello scusa, quello dello sperma in bocca era per l'uomo. No, era veramente inutile la domanda. Cioè, quello sì. No, so. Ah, quello sì. Mamma. Allora, limonare sempre limonare sempre per 6 ore. Qua dal bocchino a 6 ore. Mamma mia, tutto a 6 ore vado io. O fare sesso sempre sotto i 7 minuti. Un lavoro. Cioè, 6 ore è un lavoro, No, vabbè. Part time o full time? Faccio sesso sotto i 7 minuti. Bocchini full time, bro. Cioè, 6 ore di limonata, porco, dici, c'ho a bocca che diventa. Te se rompe il cosetto sotto la lingua, te se rompe. Il filetto dalla lingua. Il filetto dalla lingua, te se rompe. Grazie, Rick Zon. Gianluca, essere con qualcuno di nuovo ogni qualche settimana, o con una sola persona per tutta la tua vita? Beh, una sola persona per tutta la vita implica che sei contento e che stai bene, che è tipo un sogno, sì. Esatto. Quindi, cioè, la rossa te la puoi fare quando vuoi, quando sei single. La seconda invece è una cosa che difficilmente trovi, quindi tutta la vita la seconda. Poi c'è Anna che mette il cuore in chat, invece Elettra sta di solo troiate da quando è entrata. Vabbè, per cortesia. Io devo essere umiliato ogni volta. Vabbè, ma Ludovica manco c'è sta, e allora io devo fare? Io mi sento umiliato. Scusami, cioè, che devo fare io? Che Ludovica, allora tu già lui hai confermato quello che dicevo prima io. Cioè, il discorso che ho fatto prima io. Infatti io è... Se non è che ti ho dato contro, se non la pensavo come te, io quando sto in silenzio vuol dire che non c'ho niente da di contro. Se do di bravo, 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 non devi pensare. No, dico però, hai confermato. Sì, sì. Ma ha detto, ma la troia sarai tu, mica ho detto che sei una troia. No. Ma non ho detto che... Oh, dai, non i nostri Instagram, ma diciamo anche gli Instagram dei nostri ospiti. Ercane pazzo, Livio... Ma c'è un punto al centro. C'è eh? Un punto, c'è. Vabbè, Livio Marcone. Vabbè, tanto lo trovate. Livio Dave Marcone. Revan, Dave Revan e Rubino. Ammazza, dopo tre Rubino Attino Passo YouTube. No, lo so, Massa, lo so. Dopo no. 4 anni, cazzo. No, ma l'hai cambiata una certa. Una volta ma 4 che... anni fa. Vabbè, ok. Ragazzi, niente, qua sembrano siano finite le domande. Grazie mille per aver visto questa live. Ci vediamo domani alle 15 con ospite Akuma grazie che verrà qua al Cerbero anche per cantare. Che spettacolo. Bellissimo, bellissimo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buona serata a tutti. E stiamo in live da 2:13, stronzi. A domani. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto.